Benvenuti a Vivi Giappone per una bella IRL domenicale a spasso per il Giappone. C'è qualcuno in chat? C'è qualcuno collegato? Fatemelo sapere scrivendolo in chat, mi raccomando. Ciao Leoncino Mitico, sempre presente, top, già stamattina, pure adesso. Ciao Royal. Ha piovuto, ma per fortuna ha smesso e quindi possiamo girare. E buongiorno Matteison, e vediamo che succederà. Prima live IRL saremo sulla home page di Twitch, quindi vedremo un po'. Buongiorno Marcius. Faremo quindi una IRL molto basica, molto entry level. Benvenuto Ticchio. Conosci Leone, Ticchio? Buongiorno Susha. Faremo una IRL molto basica, molto entry level. Forse faremo pure un aperitivino, che mi ci ha letto un po' lo stomachino, visto che mi sono bevuto tipo 8 caffè stamattina, cioè tutto il giorno in verità, un po' esagerato. Quindi partiamo ragazzi, ce la faremo. Ciao Mike Colle, vediamo che succederà. Ciao Mitico Master, affilate le armi perché vedremo quanta gente arriverà, vedremo un po', cerchiamo di toccare belle vette. Faremo tutti i giochini, sprizzino magari. Ma vediamo, dai, facciamoci prima una bella camminatina. Tra un'oretta ci può stare lo sprizzino o il sakeino. Ho avvertito gli altri che se mi beccano per strada mi possono salutare, ci prendiamo un caffè, ci beviamo una cosa. E vediamo un po'. Tanto come va in Italia? Che ore sono in Italia? La bruschetta, esatto, una bella bruschetta di sushi per accompagnamento. Come sempre le luci stroboscopiche per via dei frame. Ciao Space Cowboy, grandina, Roma 10, dai, 10 di mattina. Oh, vedi qua cascano le gocciolone. 10, dai, guardate che bello, questo è il locale più coatto del mondo ed è soltanto una normalissima izakaya, super coatto. Facciamo questa passeggiatina, dai, vediamo quanti arriviamo. Sono sulla home, compaio sulla home, si vede che sto sulla home. Vediamo un po' che succede ragazzi, benvenuti a Vivi Giappone. Vediamo come sta, vediamo come va. So, caldo afoso, siamo già a 303. Mica cazzi. Finalmente hanno capito che sono VIP. No, forse perché agosto nessuno fa la richiesta per comparire in home page. Probabilmente nessuno fa la richiesta. Siamo 103, ma saremo sempre di più. E se non siete follower del canale, ragazzi, 5 millesimi di secondo per voi, un piccolissimo click e entrate, scrivete in chat, usate tutte le emoticon, vi divertite, guardate che occhiaie che ho solo per voi, guardate le occhiaie che ho. Ciao Nialoni, ciao Biru, esatto, il Giappone è una grande, in verità è una grande, tipo Matrix. Ciao Massimo Lucci, è tipo una grande, come posso dire, non mi viene... una simulazione. Intanto guardate che bella quella casetta in Canada là sopra, quella dovrebbe essere una cosa per matrimoni, una cappella per matrimoni. Ciao Giuseppe, perché devi chiedere apparizione di nome in Twitch? Perché è un'opzione per chi è diventato partner. Se sei partner puoi chiedere praticamente di ogni mese puoi fare richiesta di apparire in home in rotazione. Quindi io praticamente sono sulla home di tutti quanti a rotazione, vedremo un po'. Ciao F, semafori infiniti giapponesi, vediamo un po' quando finiranno infiniti semafori giapponesi, questo quanto dura troppo. Esatto, un Richard Benson fan, figurati che ciao Cioffo. Andiamo. Buongiorno porco pio pio, ci siamo ragazzi, ci siamo, inizia l'avventura. Ciao Radio Juice,
Radio Italia. Tutto bene, meno male, meno male. Mi fa piacere. Una domanda stupida. Ma se uno esce solo l'imbarco tra. Fa ferie. Solo? L'imbarco a ferie con 10 giorni in vacanza. No, ragazzi, va benissimo. Una 10 giorni in vacanza in Giappone. Non ci sono problemi, pure se non sapete il giapponese, dai, voglio dire. È una cosa di vacanze, non è. Magari fate cose più entry level, ma. Voglio dire. Non è un gran problema. Benvenuto a Checco 77. Tanto ci facciamo il sakeino al distributore come da prassi, come scaramantico, ecco. Inglese, infatti non capivo l'inglese in barca. Buongiorno, vi porto in giro oggi molto entry level, ricordiamo. Ciao Zucchicchio 96. Ma sì, ma ce la fai, vai, voglio dire. Per una vacanza. Sì, sono vivo in Giappone che vive in Giappone. Questo è Tor Vajanica, però oggi siamo in live da Tor Vajanica. Vedete questo? Chi ha visto Lost in Tokyo con Dario lo sa perché li ho fatto fare io, li ho fatto trovare io. Questa non si beve, ragazzi, questo è dashi, questo è il brodino che si usa per la soba, per gli udon e via dicendo. Però li vendono al distributore, 700 yen. E non ci serve adesso, però avevano fatto con Dario, avevano fatto l'assaggio, se ricordate. Questa è una chicca che avevo dato io quando ci siamo visti. Sakeino, stiamo andando alla stazione, ci facciamo prima il sakeino di rito, dai. E io direi che oggi, siccome è piovuto, a 26-27 gradi, diciamo, adesso aumenterà l'umidità in maniera sconcertante, probabilmente. Oddio, prima dovrei mangiare qualcosa, ci sta via proprio un buco allo stomaco. Vivo in Giappone, ragazzi, ci vivo, ci lavoro, ci mangio, ci bevo, ci sopravvivo anche. Fate partire le emoticon del canale, ragazzi, quelle animate soprattutto. Dal 2015, se volete approfondire la mia vita, sta tutto sul canale YouTube che è appena uscito. Ragazzi, grazie Stefano per l'iscrizione a livello 1, sempre benvenuto. La muffa sui vestiti va male, ho mandato tutto per evitare problemi, ho mandato tutto a lavare. Ciao Doxo. Senti, non vedo mai animali nei paraggi, neanche uno quando vai nella natura. Eh sì, ci stanno pochi cani, pochi, soprattutto la compagnia rispetto all'Italia. Benvenuto Duodendo. Veramente pochi rispetto all'Italia. Duodendo l'89, benvenuto. Vediamo, vediamo. Li mangiano? No, non li mangiano. Non li mangiano, ragazzi. Benvenuto Barcollo. Ma non mollo. Guardate la stazione Sendai, come sempre. Ci avviciniamo. Ma lo sai che forse aperitivino, un par de chioza, un aperitivino ci sta, eh? Ragazzi. Ciao, Fabio. Bravi, bravi, usate le emoticonine. Io purtroppo qua non le vedo animate, ma io le sento. Kawasaki, chi lo sa, magari prima o poi in viaggio. Guardate che la natura che riprende il suo corso dopo la pioggia. Molto bene, molto bene. Siamo neanche a 10 minuti, siamo già a 200, ma saremo sempre più. Il Tanabata Matsuri si avvicina. Si avvicina sempre di più il Tanabata di Sendai e vedremo anche quello, è vero, durante questo agosto, la prossima settimana. A voglia psicologia, oggi siamo ragazzi in home. Come la situazione pandemica a Tokyo sta peggiorando molto la situazione, a quanto pare, mentre io non riesco a iscrivermi per il vaccino, perché sanno meno vaccini di quanto pensassero. Ciao Alex 180 King. Sono molti meno vaccini di quanto si pensasse, quindi siamo un po' così. La situazione pandemica è ancora in alto mare in Giappone, però ci sono le Olimpiadi. Viva le Olimpiadi. Ragazzi, non siate timidi, cliccate quel follow. Lo so che mi avete appena scoperto in tanti. Non c'è il ristorante di One Piece qua purtroppo, c'è solo il Jump Shop però. Ciao Mayuki.
Nors ha fatto il video dove si vaccina. Sì, ho visto. Beato lui che è riuscito. Ha fatto, ripreso tutto, è mitico. Bravo i Merli. Viva i Merli. Eccoci alla stazione di Sendai. Eccoci arrivati. Ma ci pigliamo il sagheino. I Merli, eh? I Merhill. Ciao Spartan. Non potevi non followare, certo, raga, è un piccolo, è 5 millesimi di secondo. Ciao Prince, mitico, anche tu spadato. Ciao Sarischi, ciao a tutti. Esatto, lo sai, 223, ma aspettiamo di diventare 400 almeno, dai. Zuiccio. So, questo a Sendai soprattutto, ragazzi, è fighissima la passarella di Sendai, sembra veramente venuta dal futuro. Noi italiani quando esce un po' di sole corriamo ad abbronzarci, ma i giapponesi temono il sole. Sì, lo vedrai anche, perché è strano che non li vediamo ancora, ma ci dovrebbe essere un sacco di gente, forse perché ha piovuto più che altro, con l'ombrello da sole. Ciao Miki. Perché la gente non si vuole abbronzare assolutamente. Bravo, grazie Prince che hai creato il mitico, mi hai salvato. È veramente salvato. Ragazzi, io venite, creerò il mio impero e verrete tutti a lavorare da me, al minimo sindacale, dai. Ok. Andiamo a piar sagheino di rito. Andiamo a prendere il sagheino di rito alla stazione. Lavoro in un'azienda, mi occupo di varie cose da straniero. Traduzioni, ricerche sul mercato straniero e via dicendo. Viva l'impero, esatto, diventerò imperatore. Tra l'altro io studio le stesse cose del fratello dell'imperatore. Perché ragazzi, in Giappone, vedete, eccola una ragazza che si sta coprendo dal sole. Perché in Giappone avere la pelle scura è un po' una cosa un po' da coatto per loro, è una cosa da villano, diciamo. Ah, arrivato, cos'è maestà? Mi hanno caduti i soldi, me l'ha raccolti ragazzo. Bravo, bravissimo. Bravo. Grazie follower. Vero, sono un po' freddi, ma dipende dalla situazione. Ciao con Chris Shelter, ciao Teocane. Hai visto? Lui mi ha ridato i soldi, perché mi sono cascati. Stava molto gentile. Dipende dalla situation. Il caffè ci deve. Il sake, ragazzi, non è mattina, eh! Il caffè ne ho bevuti troppi, raga. Li ho già bevuti tutti a casa. Grazie d'Alex, ciao Rafnet. Stato bravo. Vedete? Tanabata Matsuri, questa settimana, la prossima settimana, vabbè, si inizia. Iniziano i festoni, ragazzi. Questa è la stazione di Sendai. Fanno anche le informazioni per le Olimpiadi, guardate, guardate queste, per esempio per tutta una bata di Sendai, tutte le bellissime grudi onigiri. Certo io le so, sì, devo leggere i kanji, non tutti i kanji, però sì. Grazie Vega. Konnichiwa è sufficiente per una settimana a Tokyo, dai, sì, almeno saluti, sono contenti. Che ore sono lì? Sono le 17.06. Vedete il Tanabata Matsuri. Ci si prepara. Abito qua vicino e mi piace anche entrambe le cose. Non esiste, sì, lì dove balneare c'è un po', c'è dalle parti di Kamakura, Shonan e via dicendo, ma oggi c'è la stazione, soprattutto c'è la gente effettivamente. Grazie Mickey Sir. Quanto siamo? Qua mi dice 2.35, ma secondo me siamo di più, dai. Ragazzi, siamo di più. Ditemelo, 2.55. Dai, arriviamo a 400 oggi, dai, 500 pure, su. Saliamo. Ho fiducia. Ok, abbiamo il sacchino di rito. 2.55, dai. Si sale, non fa male. Abbiamo il solito sacheino di rito. Benvenuto Nico. Prima disinfettiamo bene. E certo ragazzi, ormai è un rito. Senza sacheino
che irle. Questi mi vedono tutte le settimane. Circento, grazie. Grazie per i bit. Raffinetto. Ok, come sempre, per chi non li conosce, prendiamo il bicchierino. Qual è quello che ce n'ha un po' di più? Oggi non ce ne sono. Chissà che è con particolare quantità. Ci sono i 5 tipi di sake, ma sono tutti normali, quindi prendiamo questo, anzi questo da 16 gradi, questo Giummai, vedete? Ciao, buongiorno Limpionico, vedete qua c'è la boccia, mettiamo il soldino, premiamo, scende il sake, preso. E beviamoci un sacheino. Eh sì, 16 gradi di piacere. Salute ragazzi. La macchinetta olimpionica. Di che sa il sake, chiederete tutti? Sa di sake. Non assomiglia a niente di quello che abbiamo in Italia, veramente. Quello buono. È veramente un sapore diverso. Ciao Vega! Buongiorno! Molto bene. Possiamo continuare. Saluti a tutti ragazzi, benvenuto. Sembra un vinello bianco, ma è tipo un, potremmo dire in qualche modo può assomigliare al vino se ci togli tutta la sprume, diciamo un po'. Ho provato al sushi ragazzi, perché a voi vanno dato sempre il sake scrauso, lo fanno per forza caldo, il sake buono freddo rende di più. Bene, bene. Che facciamo? Che facciamo? Giriamo, giriamo. A parte che in Giappone bevono molto highball, che è whisky e tonic. No, più che whisky tonic, whisky and soda, praticamente. E molta birra. Grazie, grazie Giusto per il kit di rasatura. Lo aspetterò con ansia. Oh, la famina un po' è venuta, eh? È venuto J. Teo. Andiamoci a fare. Vediamo se possiamo fare un aperitivino. Va, aperitivozzo si può fare. Votate per l'aperitivo o passeggiatina prima? Prima passeggiatina o prima aperitivino? Che votate voi? Datevi una votazione. Rappano in giapponese, sì, a voglia, pieno di rapper. Ciao a tutti, aperizio, dai. Aperitivo? Oh, attenzione, dai, dai. Passeggiatina. Ci sono. Aperitivo, dai, fammi un aperitivino leggero, dai, sono 17:11. È vero, se carburiamo un po' con l'aperitivo, poi faccio un paio d'ore belli carichi. Pensavo lui avesse la divisa del Napoli, invece no. Vediamo che c'è, dai. Vediamo un po'. Sendai è bella, sì. Spritz Campari, Spritz Cinar. Facciamo una cosa alternativa. Ciao, buon Mayuki. Buono studio. Ancora non siamo a 300, ragazzi? Tutti mi dicono, ma che sta a fa sto matto in culo? Ancora non siamo a 300? Ciao Mauri. Dobbiamo arrivare a 300, dai, passiamo in mezzo al negozio. 2,95, ci siamo quasi, dai. Siamo in mezzo al negozio per arrivare all'aperitivo. 2,82. Tra un po' ci arriviamo. Bel negozietto, freddissima, la differenza di temperatura sono almeno 15 gradi. Ma sapete che in verità dicono? Ce l'ha detto che a Sendai e in altri due posti di cui non ricordo mai il nome, le altre due città famose in verità, ci sono le ragazze più brutte del Giappone. Perché si dice la leggenda che lo Shogun fece prendere le ragazze più belle della regione, le portò per lui e quindi rimasero solo le ragazze meno belle e lui dice questa San, si dice, non so se lo dico, poi se riabbiamo male ve lo dico, si chiama Sandai Buso, che sono le tre brutte donne del Giappone.
cosa che non è assolutamente vera, ovviamente. Però io, c'è questo detto veramente brutto che va avanti da sempre. Ciao Nico, mitico, non ti preoccupare, già che potete essere in chat anche solo per un saluto, a me fa sempre piacerissimo, fa sempre molto piacere. Continuiamo, qua c'è l'aperitivozzomo. Sul caso dei 2 mesi del mio abbonamento, ma non ti ho salutato Davide. Grazie Stefano, grazie che il secondo mese hai cambiato colore, infatti. Sono leggende giapponesi, esatto. Chicago Pizza, famose sta aperitivozzo, va. Insieme. Andiamo, ciao Nene 20. Attenzione, qua mi accoppo proprio. 297, vai, ma ce la faremo con questa. Perché di solito però 297 ci arriviamo sempre alla fine, sono molto fiducioso. I ragazzi giapponesi, sì, ultimamente YouTube, Twitch ancora non ce l'hanno in Giappone, in verità. YouTube sì, ultimamente hanno scoperto YouTube. 309, molto bene. Perché qua lo posso usare, mettiamoci qua. Tipicissimo. Il set da 1000 yen. Ah, come c'è? Sediamoci qui. Ah, crocodone, ragazzi. Allora, intanto facciamo vedere quanto è carino il locale. Guardate, sto sotto una capanna praticamente. Vedete, c'hanno anche il gin, sponsorizzato dal gin. Sediamoci, dai. Facciamo. Vediamo un po'. Jimmy in questo caso. Ma no, sai c'è un mimono là. Fattoria di gin. Gin no, è rimasto. Gin soda. Gin soda. Hai. Tu. No, però non fatto adesso, eh? Ah, te basa che. No, H? Hai. Tu. Ok, leggiamo le domande, leggiamo che succede. Sì, anche oggi è aperitivino. Buongiorno Chadlost, grazie Raftnet per i 2 regali, grazie mille per le 2 Tier 1 subscription, mitico. Grazie, benvenuto Frisk. Quanta possibilità ci sono per tornare senza editori di studio? Beh, non tantissime, soprattutto per chi avere il visto. Però la strada è sempre la stessa, potete iscrivervi a una scuola di lingua e... Sì, mi sono sbarbatello un po'. E prendere il visto studentesco, mettiamoli qua che è più carino, però è controluce. No, ok, ci sta. Prendere il visto studentesco e poi cercare lavoro. Sono smorbato per un motivo, prima o poi magari ne parleremo. No, è troppo controluce. Peccato. Vediamo un po' se riusciamo a trovare una via di mezzo. Sono peschelletta adesso, esatto. Poi dopo andiamo in giro, non vi preoccupate, facciamo un bel giretto per il Giappone, intanto è arrivato il gin. Gin soda, tranquillissimo. Mi hanno un po' plagiato con la pubblicità, vedete? C'è giusto
Stanno spingendo giusto un po' il gin della Suntory, eh? Giusto un pochettino. E quindi questo è. Però ci sta, ci sta. Esatto, tu fai la colazione e mi faccio il gin. Stiamo una bomba. Stiamo una bomba. Così va bene, dai. Ci sentirete pure quello col mal di testa sotto, le cose. Carino qua, ci venivo spesso un tempo, prima del corona. Giapponese, è tosto, ma è bello. Prendo dalle di Metra, Nicola. Ciao Mayuki, che è successo? Comunque, intanto, grazie, siamo 310, di questi 310 almeno 37 non sono follower del canale, quando basterebbe un click di 5 millesimi di secondo per seguirmi nelle mie avventure, scrivere in chat, avere gli adesivi da utilizzare, un sacco di roba. Sono programmi trash, io non seguo moltissimo la TV, però è tutto trash secondo me la TV giapponese. Benvenuto a Actress e Aircraft. Il mare io non ci vado quasi mai, in verità. E qua a Sendai ci sono andato qualche volta. Okinawa è il posto più bello, però veramente il mare non ci vado molto. Dai, è simpatica Kamakura, è Shona. Sono a 40 ore dalla Master Remaster di Final Fantasy 8. Wow! Può fare una parte di 7 remake, perché con la R sta di remake, dice il 7 remaster. No, infatti remaster di Final Fantasy 8, top, top. Io non ho mai battuto l'ultima guerra. Perché il whisky è finito, quello invecchiato è finito in tutto il mondo, si fanno solo whisky giovani e blended, ma fare qualche gin è più facile. Wow! Che interessantissimo questo, mitico Kuma. Quindi stanno spingendo la Suntory, soprattutto il gin, perché così dice, oh, state tranquilli. La TV Giappo è, sono tutte marchette. La TV giapponese è un'enorme marchetta, c'è sempre gente che magna, c'è sempre gente che pubblicizza qualcosa, è un'enorme marchettata, è inguardabile la TV giapponese, veramente. Ti becchi sempre il momento giusto della domanda per fare. Chi l'ha fatto, Nicola? Che domanda è? Sto perdendo un po' il tempo. Sto a perdere il senso del gesto, sono pazzi più che altro. Sono tutti abbastanza magri, sì, ma si mangia anche molto fritto e si beve tanto. La domenica, ok. Sì. La domenica funziona sempre. Adesso sono anche in home. Hai già fatto un giro a Shibuya, sono ancora in tempo per arrivare in tutto il splendore. Siamo a Sendai, quindi Shibuya è un po' lontana. Ti farò vedere Sendai. Adesso facciamo un piccolo aperitivo di neanche un'ora. Tempo di mangiare e bere un paio di cose. E poi facciamo un bel giro. Non vi preoccupate. Ciao Master Max. Max, buongiorno, benvenuto a Dark Attack 97. No, non ho nessun problema. Figurate, che problema c'è? Ti farò vedere Sendai. I cupini non ce l'hanno, hanno tante altre cose. Questo ha un set particolare, questo locale che vi faccio vedere. Praticamente, ciao Ciccio di Red Bull, prende con 1000 yen ti dà due drink, 1100 yen, due drink e due stuzzichini. Che non è niente, cioè, in Italia in euro sono 8 euro circa. È veramente regalato. Ho mangiato, da mangiare ho preso il gobo, la menma fritta. Che sembra una cosa schifosa, ma la memma è tipo quella che metto nel ramen, un po' croccantina, un po' non so bene cos'è in italiano. Non mi ricordo, mo che arriva lo vedremo perché non mi ricordo. Dark Side sta bene, l'ho chattato l'altro ieri, sta molto tranquillo. Grazie Zero Spray. Ah, è arrivato lo Zaymax. Ah sì, è arrivato lo Zaymax. Ah già, vi faccio vedere che è arrivato. Questa è la memma fritta, che non è smegma fritta, è memma fritta. Questo è il tebasaki, sono le alette di pollo. Quindi sì, le larve di api croccanti, mangio anche questa. Intanto benvenuti a nuovi follower, ho perso qualcosa. Non farò vedere molto che mangio in live, ma mi toglierò di qua per non far vedere il mastico. Benvenuti tanto ai nuovi follower, grazie per aver cliccato sul link. Germoglio di bambù, germoglio di bambù, top, top. Vedete, questo.
Ah sì, germoglio di bambù. Memma. Spinato, io ho scritto. Ho detto stalkerami. Se vuoi vienimi a trovare. Non ce la faccio. Dice che non ce la fa. Magari Elena verrà. Chi lo sa? Magari ci troviamo Elena. Vieni a trovarci. Ma addirittura, grazie mille, un occhio lua 7, addirittura, grazie, 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 non me lo merito. Massaggio shiatsu sì, sì, io andavo anche da un massaggiatore che costava pochissimo, ovviamente non ci sono andato, però veramente veramente bravo, costava veramente pochissimo. Shiatsu, eh? Non sto a Tokyo. Intanto saluto Oliver, che è un mito, ma non sto a Tokyo. Niente happy ending, cioè, in questo luogo. Sì, sì, Elena sta facendo part-time all'Olimpiadi. Si diverte molto a conoscere un sacco di gente. Mi faccio vedere quando mordo, perché salutiamo Yuriko, se dopo online facciamo anche il ride. Vedete, così così brutto mangiare in live, secondo me veramente una pessima cosa. Si occupa, lavora con un'agenzia che si occupa di telecomunicazioni e fa da supporto alle Olimpiadi. E Elena. Quindi forse ci raggiungerà dopo, chissà. Perché ho i capelli bianchi? Perché ho l'ultra estinto. Mi sono allenato per il torneo interstellare. No, l'ultraestinto, no, a parte gli scherzi, è una cosa genetica. Una cosa genetica. È veramente brutto mangiare in live. Ma come fanno tutti a fare intere live e video? Veramente pessimo. Estinto fiscale, magari, magari. Il personaggio preferito di sempre Shinji, no vabbè, dai, Goku potremmo dire, no, in verità non saprei. Alita forse. Sanna Bianca da Puglia, ciao il Maka. Dai, il 100% è questo. Fate domande, dai, fate domande durante questo aperitivo. Ciao Science Skills, scrivete, scrivete e dopo andiamo a fare un bel giro. Stamania germogli di bambù fritti, che passaggio, esatto, come Kaneki. Katsumi di Ramma era bella. Financio sta una bomba, sta una bomba. Dove sta Caverna? Oh. Eccolo! Medico Cavernone! Buongiorno! Dobbiamo organizzare la nuova live. Grazie Mastro per il beat. Caverna, qual è il tuo personaggio preferito? E perché proprio... No, non lo so in verità, cos'è che odiavi Caverna di personaggi? Sono scordato. No, io le ho ordinate, ragazzi, io sono 7 con 1100 yen. Ordini due cose da bere, due cose da mangiare a piacere. Grazie Gabros. Qualcuna con i piedi. La Caverna ama i polpacci di Rei, lo sappiamo.
diventano un koala di scienza brutta. Non mi piace mangiare il live, veramente è pessimo. Polpacci di Ray, che era la giusta traduzione invece, aveva ragione, più polpacci di Ray, il medico Annazzi, diceva veramente i polpacci di Ray. No, mangiamo molto più sfori, ma se uno sa regolarsi ci può stare. 1100 yen sono 800, 8 euro, 7 euro, forse 9 euro, yen. Del genere. Biscotti col caffè, top. Va bene. Praticamente Ray ci stava nella nuova traduzione di quella di Netflix. Quando loro stanno la scena in cui stanno alla piscina della scuola, c'è Toji che dice i polpacci di Ayanami e tutti proprio nel cazzo che non era vero, invece quella era vera, la cosa dei polpacci di Ayanami. Brunch, sì, dai, la vita è cara, ma dipende da dove vivi. A Sendai è molto meno di Tokyo. Tokyo è molto caro. Ci sono i tossici in Giappone, immagino, sì, ma pochi, a dire il vero. Allora non ti fanno così per la barba? No, perché io sono entrato con la barba, sono un gaijino, mi gioco la mia carta gaijin e sto con la barba. Ormai lo sanno, con la barba, mi arrivo in una città con la barba. Grazie Nico, buona giornata. 337, vai, buono. Mi sento come il streamer Earl a Milano, come ho detto pure io alla cassa con gli orgasmi. Certo, una cosa più difficile da mangiare non la potevo scegliere, no? In verità. I nostri film qualcosa, sì, sogna le alette di pollo, ho le mani completamente fottute. Pessimo. Sì, la dolce vita andava molto di moda, piace molto ai giapponesi. Mangiamo tutto e non mangio più, già ho finito tutto. Ma... tutti i miei video, hai visto? Sensei, tutti li hai visto, tutti e 700. Brava, brava, bravo, bravo. La street art in Giappone ce n'è poca. E non è una cosa che si può fare. Lo shacho all'inizio, in verità, col capo, più che lo shacho, il kaicho, col capo supremo, avevo... vuole essere insultate forestiere, aspettate, tra un po' ha pagato per l'insulto, tra un po' che c'è la gente, lo dico a bassa voce. Orra, baka yaro, forestiere, kso yaro, kocchi kara dete ke, korosu mae ni, hiero, baka. Non vengo in Italia quest'anno, purtroppo, non so, ci vorrei, ma non so se sarà possibile, sinceramente. Non ancora, non riesco a fare il vaccino, riesco a scrivermi per il vaccino, se qualcuno yaro. 347 di questi 347 e 47 non sono follow del canale, un piccolo click di 5 millesimi di secondo per scrivere in chat. Ah, grazie mille Lorenzo per l'iscrizione con Prime, grazie mille.
ciao Blue Vaira. Ho detto, ma che cazzo fai, scemo? Vai via, sparisci. Così. Assurdo. No, la gente non gli frega un cazzo del Covid, quello è il problema. Devono chiudere i locali prima, perché sennò la gente ci va a bere. Più bevono, più parlano, più interagiscono e più si espande il virus. Quello è il problema. Assolutamente. Quello è il fatto. Dai, che muta un po', andiamo a fare la assaggiata. Prendiamo il secondo bicchiere, non sto bello carico, e ci facciamo un bel giro. Toc, perché è stata TikTok? Terrificante. Forse con le domande, ragazzi, non siate timidi. Non siate timidi, ragazzi, non siate timidoni. Grazie a Z90. Pensavo meglio con la live direttamente in home. Siamo ancora su numeri abbastanza normali, 3,47. Vedete il Toshin, benvenuto. Se toccava passeggiare un po', tra un po' passeggiamo. Poi c'è una bella passeggiata. Veramente. Ciao Nippo, Nippon Fab. Io ho premuto, ma venite mi ha portato a beve! Il ping pong. Ah, sta a preparare forse. Ho preso un highball, che è appunto il whisky and soda, che va molto di moda in Giappone. Non è un po' di moda, è una cosa normale, lo bevono tutti. Vino! Il Giappone è comunque... La domenica in Giappone si è a riposo normalmente, sì. La sanità in Giappone non è gratuita, si paga la sanità privata, si paga la... come si chiama? L'assicurazione. E dipende da quale assicurazione fai, se te la paga l'azienda, se sei uno studente, quello che è. Paghi poi il 30% di tutti i servizi coperti dall'assicurazione. Okay, ma vai a fate uno sprizzino, dai. Ci sta lo sprizzino. A volte lo fanno anche qua in alcuni posti, non in questo locale in particolare, però. Anche qua. Danno i soldi, sì, mi sembra di sì. Le cose italiane vanno abbastanza, va molto il vino, ci sta l'Aperol, ci sta un po' di roba, abbastanza. Mirin sake cambia molto, sì, Mirin è più dolce del sake, io uso il sake per cucinare. Sì, la storia delle case sono le Akiya, dipende da quale sono, case o stanze, ma tu devi rinnovare tutto, devi pagare poi le tasse, non è una cosa così conveniente. Non mettere più l'aria a tagliare la barba, bro. Lo so, ma l'ho dovuto tagliare per un buon motivo. Poi vedremo se prima o poi lo potrò dire. L'ho tagliata per un buon motivo, caro mio. C'ho un motivo, non l'avrei mai tagliata. C'hai tutti questo interesse per la sanità? Me l'hanno scritto anche nei commenti. Perché vi interessa così tanto la sanità? Comunque, come ho detto poco fa, ragazzi, è privata, ma non è come quella americana, che è assolutamente terribile, ma non è molto più tranquilla. Benvenuto Zeus e Ruby Dead. Perché sei così appassionati della sanità? Lo so che una cosa importante della vita è che se uno muore, purtroppo muore. Ma lo static, la H di aesthetic, io non capisco mai dove cacchio va, se va prima della E o dopo la o prima della I. Quello è il problema. Qualcosa puoi prima di imparare a dire che ore sono nella situazione che comincia con i tempi sanitari, bravo Baluca. Portatemi da beve. 391, wow! Le case chiuse giapponesi, dobbiamo fare un canale alternativo su Pornhub. Quello, l'ho scritto giusto, meno male. Tanto nessuno lo sa. Perché la gente in viaggio sta male, la gente poi in viaggio non può utilizzare appunto la. Se c'è l'assicurazione quella da viaggio ci sta. Però no. Saluto da Daniel. Non sono proprio, è un po' complesso. Siamo arrivati a 400, molto bene. È un po' più complesso il discorso della prostituzione in Giappone. Ci sono tanti tipi di locali da prostituzione, come abbiamo visto nelle varie passeggiate, forse incontreremo anche da ora in poi. Sono quelle, non posso dirlo in giapponese, sono i posti in cui ti vai a lavare, c'è l'happy ending quando ti vai a lavare. Ci sono vari tipi di bordelli, però a quanto ho capito legalmente tu non puoi fare la prostituzione vaginale, puoi fare tutto il resto,
sono anche i servizi a domicilio. Il Giappone è praticamente legale, ci sono regolette del cazzo, ma è praticamente legale. Non accettano gli stranieri in questi locali un po' particolari, ragazzi, non in quelli normali. I giapponesi sessualmente non sono molto attivi, ma hanno tante... Io non credo, questo non mi porta un cazzo. Sumiase? Mi porta un cazzo questo? Nihaime... Ragazzi, ma... non aveva capito, non ha funzionato, mi metto le cose. Il Giappone si riprenderà economicamente dal flop di queste Olimpiadi? Spero veramente di sì, perché ci rimetto anche io. Quello è il problema. Il Giappone non è un tabù, è un concetto diverso, non è un tabù il sesso in Giappone. È pieno appunto di bordelli, di posti del genere, di servizi sessuali a domicilio e non, quindi quello è. Senza, sì, prenotazione, esatto. Non posso andare nelle case chiuse da italiano. La serietà è un aspetto importante della vita di una nazione e ti fa capire cosa funziona. No, ma assolutamente, sono io che effettivamente... Cioè, lo so come funziona, non mi viene in mente che possa essere un tema interessante. Quello è il problema. Salute. Gabuzzi, si parla sempre di saponifici. Questa è la realtà. Puoi venire a qualsiasi ora, di qualsiasi live. Quello è. Perché ci rimetti? Perché lavori nel turismo, giusto? Aspetta, di cosa avevo parlato? Sto perdendo il concetto. Ma è vero sta cosa che i giapponesi sono veramente bruttine, ma poi sono estative, non c'è, ma no, ma che vuol dire? Ma no, ma non è che non è così, poi dipende dai gusti, ma poi non parliamo di queste cose che poi sembrano una cosa offensiva, dai. Ho avuto fare un accrocchio col cellulare per non restare in salita, grazie Alberto. Ma sei qui, con un hotel. L'albergo dove lavoravo era... aveva un albergo, l'hanno chiuso purtroppo, ma adesso parlo di altro. Ah, quello, scusa, non ci ho rimesso nelle Olimpiadi, ma ci hanno rimesso tutto, cioè nel senso, purtroppo l'economia giapponese anche è andata veramente male, ovviamente, logicamente, come in tutto il mondo. Per l'Anikakis so che non è vero, a quanto credo è vero che non fanno l'abbattimento del pesce. Sul fatto che reviscano subito dopo la pesca, questo non ti so dire. Io anche perché non so niente di pesca, so solo come mangiare la roba. Comunque 401, wow, se ancora non siete follower del canale, ragazzi, un piccolo click e tra l'altro veramente passate su YouTube, punto esclamativo YouTube. Io dal 2008 carico video su YouTube, ogni sabato alle 10 di mattina esce un nuovo video, quindi seguitemi là e potete scoprire tutta la mia vita, e Instagram anche, punto esclamativo Instagram, per seguirmi giornalmente con le mie foto, le mie stories, veramente tutto. Il problema della Corea è vero, che c'è molta chirurgia estetica, è assolutamente vero purtroppo. Cioè purtroppo non è un problema, è una cosa che è diventata veramente culturale, quanto ho capito. Mi guardo tutti i tuoi video, bravo, ancora più la cosa, bravo. E fai bene. La Corea è comunque anche molto piacevole, veramente. Un bel paese. Sì, purtroppo c'è un po' un abuso, veramente. Sì, ma sì, qualcosa fanno contro l'Anisakis, assolutamente, se no ce l'avremmo fatto. Vivo a Sendai, ma poi facciamo una bella passeggiata. Allora, vestono male, ma nel senso è uno stile completamente diverso, poi negli anni è cambiato molto, c'erano anche molti più stili, adesso si è tutto molto appaiato, molto... è diventato tutto un po' monotono. Prima c'erano le Gyaru, ce ne sono ancora, ma adesso sono molto in minoranza, c'erano molte più, per dire, le Lolita, c'erano un sacco di stili diversi, gli uomini per male sempre uguali, stanno anche là per le Gyaru, così. Adesso si è andato molto sull'appiattimento, devo dire, a livello di stili. Tokyo sicuramente sono più modaioli, modaiole. Questo senza ombra di dubbio. Ragazzi, che troppo andiamo a fare la passeggiatina. Sono un peccato a Dio. Mia moglie deve essere bene, secondo me.
Per vivere decentemente in Giappone, quanto bisognerebbe guadagnare mensilmente? Io non posso dirti quanto guadagno, però con quello che guadagno io, che non è esageratamente alto come stipendio, ci vivo abbastanza bene. A Sendai, Tokyo è un po' diverso. Ma ragazzi, non prendete come standard un certo tipo di intrattenimento, ecco, vediamola così. Neanche Instagram, ecco, quello non è lo standard. Sicuramente non è quello lo standard, sì, per quanto riguarda quello di cui parli. In Italia, se dobbiamo prepararci per qualcosa al volo, facciamo un panino col salame. Per tutti i giapponesi, l'onigiri, dai, l'onigiri è il panino giapponese. Ma questo è il secondo, ragazzi, finito poi il set, abbiamo fatto, bevo troppo, però quello è un problema, quello è un problema, però voglio portarvi in giro, stavo pentendo, dovevamo fare una bella passeggiata, però adesso questo mi sono rimesso in forze, mi sono rifocillato, quindi mo bevo questo, cioè c'è una bella passeggiata di un paio d'ore, sciallissima, ho aumentato pure di giga, quindi l'onigirazo è diffuso ma non tantissimo, io non ho mai mangiato, non è più complicato il panino, cioè devi fare il riso, quella è l'unica rottura di palle, quella sì. Scorsa live ero molto interessato al tema della sesta intuizione, è vero che lo straniero si resta sempre un po' fuori, ma sei sempre straniero, nel senso, anche perché esteticamente non potrai mai sembrare giapponese, e questa è una cosa che pesa molto, ovviamente, e loro hanno questa cosa, comunque, lo straniero è straniero, puoi essere anche perfetto in giapponese, ma il primo giapponese che ti vede per la prima volta penserà sempre che sei uno straniero venuto magari in viaggio, che non sei uno della zona, ti dirà sempre le stesse cose, ma non è un concetto diverso, non so neanche se chiamarlo proprio razzismo. Grazie Raviolo Mitico, ciao Takeyame. Sendai vista dovrebbe essere circa, mi controllate i chilometri, ma io credo che sia un 600-700 chilometri. Grazie mille Takeyame, hai ricominciato, tu sei pazzo, grazie per i 5 subscription regalati, hai ricominciato così, grazie, chi ha ricevuto ringrazi per favore, cosa ne ha fatto la passeggiata, vivimo, sta beve troppo, guardate che c'è una cicatrice, 340 km, vedi, pensavo molto di più. Non so niente, io non so un cazzo. Dai, sono pronto. Andiamo. Basta bere. Si parte. Sì, già brillo. Ragazzi, mi sottovalutate. Si parte, ragazzi. Basta chiacchiere. Tutta azione. Andiamo. Esatto, bravo. Ah, questo sama testa. Ok ragazzi, let's go, dai, tanto abbiamo ancora il 77% dopo un'ora, let's go, pure il meme, so, spinacio ragazzi, non l'abbiamo sbloccato oggi, ci ho provato, ma niente spinacio. L'aperitivino l'abbiamo fatto, sto carico, un paio d'ora ce l'abbiamo, ho già cucinato a Chiaru, ho fatto anche oggi, fermi tutti,
C'è roba super swag qua, fermi tutti. Guardate quella macchina, fermi tutti. Dove gira, dove gira? Guardate che swaggone! Matto in culo! Non avete, guardate la... Aspettiamo che giri però. Matto fracico questo. Mo fa l'apertura, dai. E basta tutta dietro. Wow! Matto e fracico questo, raga. Super content, ragazzi, questo, eh. Wow! Se becca addosso è finito così. Fierissimo, ragazzi, veramente. Free content. Ma voi non sapete, una volta uno scurreggione l'abbiamo beccato, eh. Facciamo vedere la città. Molto bene, molto bene. È venuto bomba. Saluto a bomba anarchica. Ragazzi, 408. Fate come bomba e fate come Fabrizio. Diventate follower del canale. Un click di mille millesimi di secondo non vi costa niente. Potete scrivere in chat, potete interagire, potete seguirmi. E andate su YouTube. Esatto, seguitemi su YouTube. Arriviamo a 100.000. Vivo in Giappone, faccio, lavoro in un'azienda giapponese, mi occupo di cose da straniero, traduzioni, ricerche, cose da straniero. Oh, mitico! Non vedeva l'ora lui di apparire. Andiamo di qua. Mitico! Andiamo, andiamo. Ciao. E certo, devi dire tutti. Faccio normale, per fortuna non faccio straordinari. Per fortuna niente straordinari. 4:40, dai. Questo corre. Esatto, non c'è Paolini. Esatto, ha salutato, non ha fatto cose strane. Dunque, andiamo in città, dai, che oggi è molto entry level. Andiamo in città. Facciamogli vedere un po' del Giappone cittadino, facciamo vedere. Un po' entry level. O volete vedere la campagna? Che volete vedere? Volete vedere nulla o volete vedere la città? Votate ora. Ciao Nick Slim. Città? Facciamo molto entry level? Nulla? A voi arriviamo a 500, a voi, ma città? Allora, oggi entry level, dai. Oggi entry level. Vi faccio vedere Sendai perché siete tutti nuovi. Però dovete diventare follower, raga, eh. Dovete diventare follower. Questa è la stazione di Sendai. Andiamoci a fare un giretto. Tempio lo becchiamo comunque, un tempietto lo becchiamo, non vi preoccupate, facciamo un giretto che soddisfa tutti. Facciamo un entry reperu. Andiamo. City pop, vai. Prima o poi mi piglieranno a cazzotti. Tanto l'aperitivo abbiamo fatto. Benvenuti ai nuovi follower. Sono le 17:51, ragazzi. Avete avuto un fortunissimo perché ha piovuto tantissimo in queste piccole ore, poche ore. E adesso per fortuna sta bene. Kimetsu no Yaiba maledetto. Ciao Italo Nippon. Tutto bene, grazie. Ah, ok, Samurai Ombra. Ok, beh, bentornato un nuovo Nick. Ok, vai. Vediamo pure di far vedere qualcosa all'interno. Vediamo di entrare pure da qualche parte magari. Dai, camminiamo, che sennò bevo e basta, neanche dimagrisco. Ieri ho visto una carrellata dentro una sessione con le luci arancione accese, mamma quanto era esterica. Voglia, quella l'ho fatta apposta. Come mai, una cosa, ma come ci si entra nelle forze dell'ordine lì per concorso come Italia? Non lo so, bella domanda, non ho idea.
Oggi sempre a Sendai, sempre a Sendai. Il manga del momento è non più Kimetsu, secondo me neanche più Jujutsu Kaisen, adesso assolutamente è Tokyo Revengers, secondo me. Credo sia proprio Tokyo Revengers. Eccolo il Sendai Rupuru Bus, che porta per tutta Sendai in giro. Mitico. Concorsone. Vediamo quante tagliazzo nelle scappottate, ma dopo quello che abbiamo visto prima. Ciao Vale Roger. Continuiamo, continuiamo. Continui a suonare. Il costo della vita è tipo l'Italia, secondo me in parte sì, su alcune cose costa di più, sicuramente. Il fatto è che dipende da dove stai, in che città, come in Italia, perché anche il costo dell'Italia, tu dici, se vivi a Milano ti costa in un modo, se vivi in una città sperduta chissà dove ti costa un altro. Sì, poco traffico, è vero. Benvenuto a Mike Riola. Io abito qua a Sendai, sì. Sono nativo di Sendai ormai, praticamente. Ciao Mattox, tutto bene? Sono sposato, sì, ma in verità da poco. Sono stato con la mia attuale moglie per 6 anni quasi, no, per 4 anni, in verità 4 anni e mezzo, e poi siamo sposati a novembre finalmente. Sono in un'azienda, faccio il salaryman, il gaegino. Grazie Matteo Pignoli. Ci sono dialetti, a voglia. Grazie Biru Travel, sempre mitico. Grazie mille. Sempre mitico. Ok, a proposito di manga, ho visto Chojin X dell'autore di Tokyo Ghoul. No, non l'ho visto. No, ho seguito anche Tokyo Ghoul poco, in verità. Ma gli cercherò dopo, non sapevo avesse fatto una nuova opera. Chojin X. Eccoci. Ma la gente, le macchine dove le parcheggia? Se sono i parcheggi in Giappone, parcheggiare è una rottura di cazzo enorme. Anche per questo non voglio avere la macchina. Ci sono i parking da tutte le parti, ora le vediamo. Grazie a te Biru, veramente grazie Italo Nippon per i complimenti per il matrimonio. Siamo a 4,40 o siamo saliti, ragazzi? A quanto siamo arrivati? 4,26, siamo scesi, cazzo, siamo scesi. Una bella moto, ma neanche sono andato in motorino, mi dispiace, mi vergogno, ma non so neanche andare in motorino. Sempre avuto paura. Ciao Galax, ciao Nicho Force. Il poco traffico, ragazzi, Sendai è molto scialla. Sendai ha 1.100.000 abitanti, ma è molto tranquilla. Qui siamo in centro e non c'è mai tantissimo traffico. Molti si spostano tra l'altro coi mezzi. In generale in Giappone i mezzi sono assolutamente buoni, non c'è niente da dire. Quindi la gente, o quello o le biciclette. Certo, perché io da quanto vivo in Giappone? Dal 2015, l'ho imparata molto prima di venirci a vivere. L'ho imparata per venirci a vivere. Eh sì, sì, sui grovigli, assurdo. Sì, ma soprattutto perché oggi siamo sulla home, quindi cambiano molto. La gente guarda per curiosità. Ragazzi, vediamo se riusciamo a entrare anche in qualche posto. Entriamo nell'arcade. Guarda lui che è stato molto, che si mette in mezzo a signore. Mai attraversare quando sono i bambini, ci sono bambini, ma anche mai quando in generale, non solo quando ci sono i bambini. La voglia, Sendai in bici, tutti in bici. Infatti Uber Eats e sta roba qua. Eccola Elena che stalkera. Allora stalkeri davvero, Stai proprio a fare la stalker, Steph. Come mi hai seguito? Brava, che sta a fare? No, sto tornando a casa. Oggi sono 427 online, Salutiamo i 427. Elena Monogatari, ragazzi, cercate su Instagram. Grazie. Elena Monogatari, facciamola crescere. Che hai fatto, Elena? Presentati, oggi, dai. Sono tanti... Mi chiamo Elena, sono italiana. Vivo a Sendai da 2 anni e nel Tohoku. Quanto ci ha messo a imparare il giapponese? Un bel po', però ancora sto imparando. Che ore sono in Giappone? In Giappone sono le 17.57. Ok. E oggi sono andata a Yamadera, Yamagata. Ok, guarda, tutti Elena stanno spiegando. Ciao ragazzi! Ciao!
Guarda, guarda, hai visto Valero? Passate da Ela Monogatari, eh? Sì. Quindi come è andata oggi? Che partita era? No, oggi sono andata a Yamadera a scalare. Abbiamo finito il lavoro ieri alle Olimpiadi, è stato bellissimo, ieri sera Spagna, non mi ricordo, Spagna Costa d'Avorio, bello, bellissimo, bella partita, ha vinto la Spagna ai tempi supplementari. E quindi siamo tornati a casa tardissimo perché avevamo un sacco di lavoro da fare dopo con preparativi per la chiusura dello stadio di Sendai, perché era l'ultimo giorno di lavoro a Sendai. Sì. E siamo tornati a casa verso mezzanotte, siamo andati al McDonald's. Il Giappone ha vinto 4-0 con la Francia, dico. No, no, ma la partita, quella prima ancora, ieri mi sa che... Ieri ha vinto ai rigori, ma... Sì, dice rischiare di perdere la Spagna. Ora mi sa che sarà Giappone-Spagna il prossimo incontro, sì. Però non a Sendai, penso che sarà o a Tokyo o a Saitama, forse, non lo so. E quindi niente, oggi abbiamo deciso di andare a Yamadera perché due ragazzi avevano ancora tempo e non è che c'avevo tanta voglia, però ci siamo molto divertiti. Bravo, scario Yamadera. Io voglio andare a dormire ora. Oscar-sama, tutti un applauso ad Elena. Che lavoro fa? Volevo sapere di cosa ti sei occupata in questa storia delle Olimpiadi. Allora, io lavoravo con l'azienda internazionale che si occupa di fare le riprese ufficiali e gli audio ufficiali delle Olimpiadi e di spararle al mondo intero. Quindi quando vedete le, che ne so, sulla Rai, c'ero anch'io. Ragazzi, dietro. Fate partire le emoticon di Elena a palla. Fate partire tutte le emoticon di Elena a palla. Oddio, che occhi che c'ha, guarda che... Beh, si vede. E quindi sono stati 15 giorni di orari alternati da... Sì, però è stato bello, bellissimo. E ora quindi, io lo dico in anteprima, ho applicato anche per le Paralimpiadi. Però non lo so ancora come andrà a finire. Meglio non dire, incrociamo le dita, ragazzi. Dai, fate meglio in bocca al lupo. Bocca al lupo, Elena, boccate il lupo. Andiamo anche alle Paralimpiadi. Più italiane, no, ma tu gli inquadri, ma non ci stanno più. Il problema mio, io ero affidata allo stadio di Sendai e purtroppo le squadre italiane nella squadra femminile e nella quella maschile si sono classificate al calcio, quindi è un problema che sta proprio a monte. Io avrei voluto, ovviamente, però posso dire una cosa invece, che per fortuna non c'erano, perché sennò sarei stata talmente tanto coinvolta nel tipo che non avrei fatto quello che dovevo fare. E quindi no, se non tolto il microfono per le partite intere. Ci sei anche tu, quindi, di soppiatto. Sì, se voi guardate le partite, a Sendai in stadio, io ero proprio a 2 metri dalla riga del campo. Bravo. Sei anche su Twitch, non ancora, ma ci arriverà, farà hot tub con Elena. Care Sama, Elena, e mo giro, okay, faccio vedere la città. Oggi vado a fare l'anima. Ok, care Sama, passare su Elena Monogatari. Dai, che ora mo, spammate in questi giorni carico un po' di foto, un po' di video che dai, non potevo fare. Finora. Seguite. Kiotsukete, dice Kenshin. Ciao, Elena, facciamo la giapponese, facciamoci partire. No, però se guarda davanti, se non. Ciao, care Sama, brava. Hai visto? Passate a Elena Monogatari. Ormai questi attorno diranno: ma che è successo? Che stanno a fare questi? Non posso più. Dai, su. Passate da Elena, grande che ci ha sniperata. Elena, intanto 482, siamo vicini a 500. Mi fa molto piacere. Se avete un click da buttare in 5 millesimi di secondo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, followate. E vedete, per voi sono 5 millesimi di secondo, per me è un grande aiuto. E anche Elena Monogatari. Giriamo. Mitica Elena. Questo c'è un cinese dove penso di andare da una vita, ancora non ci sono mai andato. In verità. E questi sono tutti Sampuru. Grazie Rosso Sabbia, grazie Ariete al sugo. Buono l'Ariete al sugo, deve essere buono. Ciao Rosso. Ok, andiamo. Queste sono le arcade. Siccome a Sendai piove molto e anche nevica, è tutto molto interno,
la vita si fa tutta molto all'interno delle arcade, in verità. Sì, costano anche tanto i sample food, costano veramente tanto i sample, a dire il vero. Vedete, questa è la arcade, la mitica, una delle tante arcade, benvenuto Mr. Loffo. E c'è la Sega, come sempre, viva la Sega, e che Dio la benedega. Ciao Fred Mort. Dai, ce la faremo, ce la faremo. Complimenti Fred Mort, che si sei ripreso. Buona convalescenza, rimettiti. Tanto, ecco la Sega. La Sega, io non lo sapete, ma sono un grande, cioè, chi mi segue lo sa, grande fan di Sonic. Vedete, sempre maledetto Kimetsu. Tutti mezzo una Yaiba, una Sega quotidiana, una, un paio di volte si viene alla Sega almeno, Tiny Tan, non so che siano questi, saranno un gruppo K-pop, immagino. Non si può entrare dentro, purtroppo. Magari se facessero Ryuga Kotoku ambientata a Sendai, ne comprerei 5 copie solo per me, guarda, per fargli capire che devono farne di più, veramente. Paio di volte da giovane, ma basta un'ubriacatura il giorno dopo, ragazzi, state una bomba, ne fate quante volete. Ragazzi, iniziare a imparare il giapponese, parti dal katakana, parti dal katakana e tutto quanto, ma ci vuole la passione e la motivazione prima di tutto. Dovete avere passione, ragazzi, un sacco di passione. L'Euroma 2 è mitico, Calavera, che hai portato fuori. Mi manca Euroma 2, porca miseria che hai tirato fuori. Euroma 2, ma io sono più per i granai. Mi piacerebbe stare a Euroma 2, porca miseria. Veramente. Euroma 2, per chi è dell'Eure lo capisce. Ma ce ne stanno parecchi da ora in poi, state tranquilli che... Vedremo, vedremo. Made Caffè, neanche se posso fare foto purtroppo, ma magari vi ci porterei subito. Neanche le foto, devi pagare per fare le foto, tocca organizzarsi e fare un'intervista. Una cosa che va di moda ultimamente, dopo tanti anni, mi diceva Ciaru, è venuto Only Jaime, negozi di vestiti usati, che era una moda soprattutto che c'era tanti anni fa, pare, è tornata di nuovo ancora. Non è proprio obbligatoria, ma tutti per buon senso se la mettono, la mascherina. Vediamo qualche altro regalino da fuori, che qua dopo non mi fanno più entrare. Guardate, Pac-Man, ragazzi, carini questi, carini. Invece, no, non so Roma 70, ma da quelle parti, sono abbastanza vicino. Mi dico Kirby, tutti, questo Amtaro, è tornato Amtaro, sì, questo è Amtaro, c'è un ritorno di Amtaro. Guardate, Miffy. Guardate. Ah, oddio santo, cioè c'è anche qui arrivato, va di moda tra i bambini. Questo qua è... cosa? Come si chiama quel giocaccio? Minecraft. Mi dico Minecraft. Non lo so, se tirano fuori questa roba, secondo me la nuova serie di Amtaro ci esce fuori, eh. Sono tutte le cosette. Guardate. Kirby, un po' di tutti questi, tutti questi, tutti gli sticker di Line, sempre bello, sempre bello. Ciao Chef, ciao Anna Vinci, non siate timidi ragazzi, cliccate sul follow che per voi è 5 minuti di secondo, per me è un grande aiuto ragazzi, non siate timidi ragazzi, non siate timidi, non siate timidi, guardate, guardate, non siate timidi. 5 millesimi di secondo, 5 millesimi di secondo, siamo quasi a 500. E lo so che mi state beccando a caso nella home, perché sono stato scelto, prescelto nella home, quindi non siate timidi ragazzi, la timidezza va sconfitta. 5 millesimi di secondo, scrivete in chat. Artista di strada devi avere, abbiamo parlato su YouTube, c'è il video, un'intervista che ho fatto qui su Twitch con un artista di strada giapponese, no, italiano, che lavora in Giappone, che ci ha spiegato come funziona. Datelo a vedere sul canale YouTube, punto esclamativo YouTube. Grazie, ma ti voglio bene io a te, Kuma. Prima o poi ce lo dobbiamo vedere, piazza il bicchiere di sake.
Bravi, voi non siete timidi, vedete? Vedete che la timidezza ci vuole poco a sconfiggerla, perché voi state qua, vedete la live, dice questo è pure interessante, adesso mi frega un cazzo, andiamo a vedere quelli che bestemmiano a Milano, però dice no, questo sta in Giappone, ci va a vedere un sacco di cose, e perché non cliccare su quel piccolo, per voi neanche è un tasto vero, neanche fa contatto vero con la pelle, il tasto, c'è cioè soltanto la pellicola, però siete timidi, non bisogna essere timidi ragazzi, se no non sarete da nessuna parte, mi raccomando, esatto, il mago Martino, esatto, capito? Che bestemmia in Giappone, la gente me l'aveva chiesto, bravo CP King, quello che bestemmia a Sendai, esatto, Irla dal barbiere la rifaremo, la rifarò la Irla dal barbiere, bravi, bravi che non siete timidi, bravi Double V, bravo RRZ, la rifaremo, esatto, Stefano, cioè, si è abbonato per 2 mesi, tu dici un mese, no, 2 mesi, saluto, che fai Prince, vai via, che succede? Chi? Angelo a casa te, ah! Angelo kun, konbanwa, genki, kyo atsui desu ne, kyotsukete ne, tanoshinde kita ne. Eccolo. Siamo arrivati sempre in città, ragazzi, con calma, sto correndo troppo, perché corro così tanto? Poi finisce la città. Sì. Siaro sta lavorando, sì, mia moglie lavora. Poi faccio vedere una chicca. Dico, non vi ho mai parlato perché non ci ho mai pensato. Non ho un commercialista di fiducia, meglio averlo tra un po', secondo me. Vedete queste qua? Questa, come si chiama? Questa colonna. Sopra ci stanno i personaggi delle principali fiabe giapponesi. Favole giapponesi. Ora, questo credo sia Momotaro, ma non sono sicuro al 100%. Però se voi girate, là c'è Kaguya Hime, vedete? Qui c'è Kaguya Hime, la principessa. Oh, sono sicuri di essere. Non usate mai, dai, ok. So, immagino, Yaku Nanajusan ni. Che colpa è? Se tutto il cuore si ti mette tanto. Are nanno do desu. Are Momotaro? Sugao kana? Kintaro jane. Are genai Sendai Shiro jane. Ah, Sendai Shiro kana. Sokka sokka. To yappari Kaguya Hime to ka. So iu no misete ta kara. Sasuga YouTuber. Gomen ne jabu. Ye, daijoubu. Minna ni yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. È una che conosco, una ragazza che conosco. Vedete? Questa è Kaguya Hime, poi vedete i nuovi followers, è una persona che lavora tra l'altro nell'agenzia del turismo di Sendai, quindi non era Momotaro, dice che è Sendai Shiro, ma sa che Momotaro è questo Momotaro forse? Potrebbe essere lui Momotaro? Se, forse, ah, è lui Momotaro, sì, che sta andando a ammazzare gli Oni sull'isola degli Oni, maledetto Momotaro che ammazza peggio di Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Momotaro, hai visto? Esatto, nasce dalla pesca, ragazzi, io vi porto in un anime, non so se vi rendete conto, senza dire niente, cioè abbiamo appena visto Nagatoro-chan, abbiamo appena visto Nagatoro-chan con l'orso, che era anche l'uccello, Nagatoro-chan, Jiranaide, anzi non riusciamo a superare il tetto dei 400, ragazzi, Ah, abbiamo Momoko, si chiama così proprio perché Momotaro, figo, Yoni e coglioni, ragazzi stiamo andando in città, la città più cittadina della città, 468, pian piano ci arriviamo. Fish Boy qualcosa con Oni e Overpower, che cos'è? È venuto Benjamin, oh, mi scrocchio un po' il collo, non so se si è sentito, il mio viaggio in Giappone,
Benvenuto Piez. Questo è Shiramatsuga Monaka, un negozio di Monaka, che non sono le monache di Monza, ma sono dei dolcetti particolari un po' croccantini con dentro la zucchina. Ciao Alessia, benvenuta. Ah, e qui abbiamo Kintaro, non Kintaroe, ma Kintaro davanti a Zara. Guardate, questo è un simbolo importante, ragazzi. Zara davanti a Kintaro, la tradizione giapponese davanti a Zara, che supporta Zara. Ma io ti mando a via Zara. Ma che vuoi che ti mando? A via Zara ti mando. Potrebbe dire il mitico Richard Benson. Grande Michele Mario di Matrix. Benvenuti ai nuovi followers, ragazzi, veramente. Cari amici followers. Azione Golden, beh, ma tu la mia truccatrice, ma io ti mando a via Zara. Sono tutti con la mascherina, regà, qui nessuno rompe il cazzo per le mascherine si mettevano pure prima, non c'è nessun problema su viale Zara. Però mi sa che Richard diceva via Zara. Ragazzi, ricordate di poter riscattare anche le cose con i punti da riscattare. Arrivato cos'è, ma... Beach Boy Riverside. È un gioco, eh? Che le statue non so perché hanno messo, in verità. Richardo Benson. Non ne ho mai visto un monopattino elettrico in Giappone, non va. Qui è dove ho scambiato i miei vestiti per del riso, ragazzi. A Florida ho portato vestiti usati, mi hanno mandato 5 kg di riso. Top scambio, il miglior scambio della mia vita. Ragazzi. Una Lolita, guardate le Lolita, sono ancora presentissime. A Sendai c'è un negozio di Lolita, mitiche Lolita. Ci sta ancora una resistenza di Lolita, molto forte. Continuiamo. Benvenuto Paolos. Baratto proprio. È vero, se ne mettono proprio per appartenenza. Io se fossi loro metterei. Forse hanno fatto qualche attività scolastica, tipo qualche club del genere, ma io non la metterei veramente. Non ci sono piazze, ma monumenti sì. Qualcosa vi posso far vedere, dai, non vi preoccupate. Ora vi porto un po' in giro. Il gabbone, sai? Sei la versione tarocca del gabbrone. Scherzo, Venuto il lambo. Che se un giorno riuscirò ad andare in Giappone, noi andranno a chilometri di distanza. Sono alto 150-85, la voglia è tenuta. Esatto, ma magari a Roma mi danno la quota vaccinata, solo te li mangia subito. Qua a Sendai non tutte, ma queste principali sono coperte, sì. Qui abbiamo il negozio di gacha, i gachapon. Vedete, con il mio amico Batman. Ciao Batman, come va? Da quanto vivi in Giappone, Batman? Che hai fatto? Ti hanno menato? C'ha un po' di sangue Batman. Fai attenzione Batman, che fai le urla troppo violente te, veramente. E qua mi faranno vedere Jujutsu Kaisen ovunque. Alberto! Os Alberto, genki ka? Kyo aruiteru nda na, demo chotto mae nomi sugita kamoshirenai ne. Ma, kyo tsukete ne. Yoi nichiyobi o. Batman c'aveva la mascherina, Batman, no, gli hanno menato il Batman. Mia moglie mi chiede come va Twitch. Bene, ma pensavo di arrivare a più iscritti. Più followers, più gente online, ma ci arriveremo. Siamo a Sendai. La ridente città di Sendai. Benvenuto, io sono Kutz. Qui siamo nel centro e mo entriamo in una zona un po' alla Ryuga Gotoku. Frullato insulto, aspettate che adesso mi sa che non è il momento giusto per parlare in giapponese ignorante. Non so se avete capito il perché. Lo facciamo tra un po'. Mo te lo mando, Maremma, Bucaiola. Le città più belle del Giappone sono Sendai,
Kyoto Yokohama. Sono a Sendai Chiave che aveva. Urrà, grullaio! Ma è. Non tu è che hai. Ora, tutto. O mai mi tana yatsu wa mo, nidoto koko de. Mi tako nai da yo. Ciotto, detei che o mai mo. Ciotto, iranai kara. Shinji mai, baka yaro. Per dire. Non so se quello a sinistra lo vedevo bello carico, bello tatuato. Qua in Giappone, sai com'è. È un problema, esatto, sembra un po' matto il culo, però abbiamo anche il personaggio standard di shonen di seconda metà degli anni 2000 che sta arrivando qui. Osaka ci devo ancora andare in verità, ragazzi. Sì, ne ho visti di quelli con la Y, in questa zona è meglio non dirne, davvero lo dico sempre perché anche se ho insulti devo sempre restare un mistero per noi comuni mortali, conosco il giapponese perché sono saluti e insulti in giapponese per quello è. Guardate, questo è un negozio di coltelli, però poi lo devo intervistare, di negozio di lame con Don Chisciotte. Beh, perché fanno parte del loro clan, insomma, devono anche imporre timore. Negozio di Totoro, dopo il nostro amico Batman abbiamo il nostro amico Totoro. Ho fatto anche qui su YouTube, ragazzi, passate su YouTube, punto esclamativo YouTube, oltre 700 video dal Giappone, sul Giappone, interviste, approfondimenti, cibo, di tutto veramente, ragazzi. Cartelli Shu, mi ricordo, ma mi dice anche Miracle Blade, mi dico Totoro, mi dico Mask, giapponese infame del tesoro, mi dissocio, e da tanto non dicevo mi dissocio, ma mi dissocio, esatto, grazie Joe, bravo Giappone, buongiorno Dunker. Non arriviamo a 500, siamo proprio pelo pelo a 500, ma secondo me ce la potremo fare, ci arriviamo oggi. Vediamo se posso fare l'ultima, proprio questa è proprio l'ultima flexata, se posso, ma forse no. Sì, l'ultima flexata delle flexate. L'ultima flexata perché poi esce il nuovo numero e non ci sarò mai più. Ragazzi, guardate sta faccia. Guardate sta faccia, senza mascherina, e se non vi diventate follower nemmeno così non so che dirvi, ragazzi. Vivi Giappone, stanno proprio le prove, ma chi è che apre una rivista a caso in giro per la strada e si trova? È finita la collaborazione, questa è l'ultima puntata purtroppo, ragazzi. Guardate ragazzi, ma chi può fare ste flexate, Chi ve le può fare ste flexate? Diventate follower per queste flexate. È mio fratello con la barba, sì, ormai, quando me la sono tagliata. Mica cazzi, cioè. Ora vediamo che atmosfera tira, che tira. Intanto vi faccio vedere. Boh, forse non va la rubrica, loro non me l'hanno voluto dire perché l'hanno interrotto. Forse mi hanno segato perché non va. Sono un VIP. Un vippone. Questa è la stradina preferita. Che è successo? Il negozio di Godzilla è già chiuso. È l'Odaiba Day, mi dica Odaiba. No, oggi qua è tutto chiuso. Andiamo di là, andiamo. Sono uno da Hollywood, io sono uno da Hollywood. Brad Pitt, George Clooney. Ma che diciamo? Leon Neon, sì, ma se ce la faremo. Oggi. Ma scusate, ma.
Ma chi l'ha fatto entrare questo qua? Chi l'ha fatto entrare? Cosa sono le prefetture? È come la provincia, sì, essenzialmente è come la provincia, ragazzi. Prefettura di Miyagi, più che provincia la regione, no la provincia, la regione, vedetela come la regione, ragazzi. Essenzialmente la regione. Prefettura di Miyagi. Bravo TV Mutant. Bravissimo. Grazie Gianni, grazie. Grazie Gianni, non posso urlarlo, ma Pippo Baudo. Pippo Baudo. Saluto a Pippo. Pippo Solo. Mi dico Pippo Solo pure. Canzoni per tutte le età. Continuiamo, continuiamo. Prima o poi mi accoltellano qua. Sapete che sto per dire? 462, di questi 462, 62 non sono follower del canale, un piccolo click di 5 millesimi di secondo per cambiare la mia vita e voi non cambia niente, ma mi seguite qui in Giappone, scrivete in chat, girate insieme a me. Ma che ve lo fa fare non farlo, ragazzi? Guardate che bei posti che vi porto. Cioè, guardate, ora vi faccio vedere, ora vi faccio vedere, una cosa fighissima, 494. Esatto, bravo Droser, bravo ST. Guardate che scorci, senza farmi ammazzare. Possibilmente Pippo Solo è un grande trapper romano che fa canzoni allucinanti. Ecco, magari facciamo passare un po' tutti. Guardate che scorcetti, raga. Che sdighete sdaghete con sta macchinetta che... Oh, mitico lui! Fidanzato di Avril Lavigne. Ragazzi, adesso esco le bande, esatto. Ragazzi, guardate qua, guardate qua. Eh? Ma che state a dire? Bravo Gobus, è diventato follower. E sdighete sdaghete, raga. Lo spacchetto purtroppo non ce l'ho, ma... Ragazzi. Esatto, molto Ghost in the Shell. A me fa proprio incazzare questa cosa che i frame non vanno mai bene con la luce della città, cioè stroboscopi che diventano. Ragazzi. Sto a Sendai, ragazzi, e mo c'è la sorpresa che sapete tutti, chi mi segue vedo sempre la stessa live, un continuo loop infinito, ma lo spirito italiano c'è, la voglia, continuo loop infinito, ma guardate questo, che video l'ho fatto vedere, Tempio Inari di Sendai, eh? Quanto è estetic, raga, quando sono andato a bere con il samurai, ragazzi, un video in cui vado a bere col samurai e ci spiega tutte queste belle cose, andatelo a vedere, andatelo a vedere, sì, questa è zona proprio da Ryuga Gotoku, tra l'altro dietro lo sapete al Pacinco, ragazzi, una preghiera per voi, è brutto fare la preghiera con la telecamera in mano, dai, pare brutto proprio. Capito, regà? Ma che scene vi sto a far vedere? Questo è veramente da Ghost in the Shell. E Ciaro gli è piaciuto, le è piaciuto Ghost in the Shell. C'è pure, sempre pure mezza imparata la canzone. Guarda come piottano intanto i rider. Qua fanno, ah, nuovo questo, Lunagaro, fa tutta anguilla, ci devo passare qua, eh? C'ha prezzi da unaghi, l'anguilla, bello, molto bello, e non c'è più lo Gyozaro, questa è una brutta perdita, non c'è più c'era un super Gyozaro qua, adesso c'è l'unaghi, e poi questo Heikichi Honten, eh no, lo stesso, no, uno fa un aghi e l'altro che roba è? Rame? Che roba è? Mica si capisce. Gyutan, maledizione, Gyutan, lingua di manzo e un aghi. Qua c'era un grande ristorante di gyoza, veramente. Però comunque molto bella questo scorcio, no? Puntata a Bitti, Cicalone, Farone, Davide di Porta, mamma mia, si comanda davvero. L'anguilla è la cosa più buona del Giappone. Esatto, sì, una cosa dello steampunk che ricordo nella realtà. Allora, prima io nella live di questa mattina vi ho raccontato che c'è Rocco 2
che fa il vino alla mescita, che tu paghi 5 euro e c'hai un'ora di vino che esce dalla mescita. Poi c'hanno lo shochu, che è un liquore da 25 gradi, 25 gradi che esce alla mescita, t'ammazza. Ragazzi, io l'ho fatto là una volta, ho spaccato il muro di casa, una cosa imbarazzante, sono morto e sepolto proprio. Buongiorno, dai, che stiamo sempre sul filo del 500. Sì, un sacco di novità e anche un peccato, però è finita la voglia, pazzesco ragazzi, veramente. Benvenuto segnale Tommaso. Sì, qua è l'unico paese dove ti invogliano a ubriacarti invece di dire bevi con moderazione. Sì, li servono col ghiaccio, voglia, sì. Cioè non proprio, se ho il ghiaccio sopra il udon, ma più che altro nella zuppetta. Siamo arrivati a Cocobuncio. Siamo arrivati. Non ho mai fatto nessuna scazzottata. Solo una volta con un amico mio, un caro amico mio, ci ho scazzottato, ma solo quella è stata. Qui siamo dentro proprio Ryuga Gotoku. Qui siamo dentro a Yakuza, me lo diciamo a alta voce. Ma che vi faccio vedere, raga? Che vi faccio vedere? Non siate timidi, cliccate su quel follow. 5 millesimi secondo, vi cambia la vita a voi? No, a me sì. Ragazzi, esultano. Bravo Baschi che ha capito che non gli costa niente. Non gli costa niente. Bevi con moderazione? Sì, ma sto moderazione quando arriva, esatto. Bravo ZOZ, bravo Nisblu. Questo Nikumanaru, eccezionale, un Nikuman eccezionale. Ci ho fatto anche i video. Continuiamo. Insulto in giapponese. E mask. Orra! E mask! Bagayaro! Nani tenja ne kaksama! Warawasenna! Shoshi! Shinjimae bagayaro! Mo mi sentano, ne menano qua. Tanto guardate che bel ristorante. Saluto? Da chi? Chi ha riscattato il saluto? Che riscattate il saluto? Questo è il quartiere un po' sì. Che riscattate il saluto? Oh, konbanwa, Fred Morsan, yoroshiku onegaishimasu, kyomo ne, gambatte kudasai. Guardate che bel locale, wow. Guardate che bel locale. Molto bellillo. Molto bellillo. La signora memena, mo. Memena la signora. Continuiamo, bravo Hidan. Locali delle signorine, potremmo andare nei locali delle signorine. Grazie Tancro. Andiamo al Club Zoo, ci sono stato in verità, ve l'ho raccontato, chi mi segue lo sa, c'avevo un amico un po' particolare, diciamo, di queste zone, che mi invitava in questi locali 2, 3, 4 a serata, roba che mi avrà offerto 300 euro a serata di roba. E siamo andati anche al Club Zoo. E una volta, ma molte volte ritornavo ubriachissimo, veramente esagerato. Qualche giorno fa una ristorante mi ha detto che vuole fare un corso di cucina giapponese per fare la peri sushi, tanto il sushi che ci va, tonno, salmone, io non mi do l'anguilla, e lei ha storto la bocca e ho pensato, ma dove vuoi andare, esatto. Poi il sushi buono non l'ho mai mangiato, quindi qui vicino abbiamo un susciarolo che ha preso il riconoscimento da Guida Michelin, lei manco lo conosce, è andata solo allo Yukinin. E questo è un grande problema della nostra società, che la gente pensa di mangiare sushi, invece ha sempre mangiato merda. E questo è un grave problema, perché si crede di sapere com'è il sushi, poi si mangia poke bowl e pensa che quella è sushi. E questa è la realtà. Questa era, benvenuto Ifrit, una delle migliori evocazioni di Final Fantasy. Medico Ifrit. Qua c'è la pula. Ma se trovassi, pensi di tornare in Italia,
se ripeto, se avessi una bella occasione di lavoro, se avessi qualcosa a che fare col Giappone, un'offerta di lavoro che mi permette di lavorare col Giappone e il giapponese, perché no? Assolutamente. Ciao Ifrit. No, invece ti sbagli, perché qua c'hanno un sacco. A parte che in Italia ci sono un sacco di ristoranti giapponesi buoni, è solo che la gente va a mangiare la merda perché pensa di spendere poco e di mangiare bene, o va a mangiare le stronzate fusion esagerate e spende tanto e mangia la merda uguale. Ci sono tanti ristoranti buoni, a Roma ce ne sono tanti, li conosco, e qui in Giappone ci sono un sacco di buoni ristoranti italiani in Giappone che cucinano molto bene. Ne ho intervistati tantissimi qui a Sendai, e vi do a vederle su YouTube, andare sul canale YouTube a vedere. La socialità, quando non c'è corona, si va bene, si fanno un sacco di amici, ma amicizia, ragazzi, è un concetto diverso. Tu non è che per forza c'hai amici del cuore, c'è gente che conosci, con cui vai a bere, o poi non li senti, poi li risenti, è un concetto diverso. Ciao Giancarlo! Oh, è certo che lo conosco, Kuniro, lo conosco pure io, l'ho intervistato anche quando aveva la pinzeria a Tokyo. Un saluto a Kuniro. E andate a vedere anche, appunto, Sushi Sen, cioè, ottima qualità. Sushi Sen è un ottimo ristorante di sushi, in generale giapponese a Roma. Un saluto a Giuliano. Siamo arrivati al Donki intanto. Faccio lavoro in un'azienda giapponese. Il poke non c'è in Giappone, mai sentito il poke. Un po' frivoli, sì. Abita al parcone, se lo incontri salutamelo davvero, saluta Davide, Dio. Se ci sempre rinnovo ad indeterminato, sabato scorso ho speso 150 euro bevendo sake con una mia compagna. Ha fatto bene, ma va bene, cioè, si è mangiato bene, si è bevuto bene. 150 euro in due, non so se è uno in due ci sta tantissimo. Vedete nuovi follower. Ci ho appena preso i biglietti per Tokyo dal 1 al 10 luglio, l'anno prossimo, dici che è un periodo fattibile e moriremo. Oh, speriamo che per luglio prossimo ci sia, dai. Un anno, io sono fiducioso. Benvenuto, grazie mille. E Maschetto Ordai per i 5,93, sono commosso davvero. Grazie per la donazione. Grazie mille. Benvenuto al libanese. 5,10, ci siamo. Lo sapete cosa dirò? Tocca fare un po' di promozione. Di questi 510, almeno 325 non sono follower del canale, basterebbe un piccolo click per diventarlo, scrivere in chat, interagire con me, seguirmi nelle prossime IRL e approfondimenti sul Giappone, e passate anche su YouTube e su Instagram, mi raccomando, dove sono molto attivo. Ora ci andiamo a fare un altro bel giro, abbiamo superato i 500, a luglio fa caldo, ma meglio di agosto sicuramente. Grazie Gizmo. Sì, ci stava, ho goduto sashimi, moriavase, 7 di ventresca e piattini al kaiten, ci sta tutto. Un saluto all'amico Giuliano, grazie. Prossimo riguardo 1000, speriamo, questo mese tocca spingere a bestia, perché io lo so che mi state trovando sulla home di Twitch e dice: ma chi è sto stronzo? Sono Davide, vivo in Giappone dal 2015 fisso, qui a Sendai, vi porto in giro, sono su YouTube da quando... Grazie intanto a Takawatch Mitico che si è riscritto, da quando è nato YouTube quasi, dal 2008, il mio primo video dal Giappone, sul Giappone, uno dei primi a fare queste cose, che sono approvato su Twitch un anno fa, quindi mi raccomando raga, se volete un Giappone che non è Tokyo, questo è il posto. Grazie Takawatch, e ormai sei nero, quindi sono 9 mesi che mi segui, e qui insegnati qualcosa in giapponese, ma non me lo insegno. Grazie, sono le 18.36, la sanità non ci sono i dottori in famiglia, ma ci sono le clinichette. Grazie mille Samunak. Allora, io voglio consigliare vari ristoranti in generale, intanto siamo nella zona di Lofotel, voglio farlo sapere, ed era dove vivevo prima. Grazie mille il Caddo per l'iscrizione con Prime. Ovviamente se avete Amazon Prime che vi avanza, mi raccomando, siete benvenuti, per voi è gratis, per me è un grande aiuto, quindi veramente grazie. Mentre vediamo l'Ovotel con la gente che esce ed entra, quindi super privacy rovinato della gente che va a trombare, qual era il discorso? Ah sì, i ristoranti di sushi. Ah, non voglio fare una classifica, vi dico solo quelli dove io sono andato e so che sono buoni.
Allora, tanto vediamo la gente che va a trombare. Allora, loro non vanno a trombare, loro, quello è un locale. Allora, Sushi Zen, Take Sushi, Sushi Zen, Sakana. Ho sentito parlare bene di Asakura e dal nome lo consiglio perché Asakura Tsunenaga Hamasei, che è uno dei primi di Roma, uno veramente in assoluto dei primi. Sakana vuol dire pesce, ma in quel caso usano un altro tipo di kanji, fanno un gioco di parole sul sake. Ma ve lo consiglio anche quello. Ramen, cioè Akira, ma non ci sono mai stato, non sono mai mangiato, tranne ecco, sono andato a mangiare da Hokusai Ramen, vi consiglio Hokusai Ramen, un bravissimo ragazzo, il gestore, passate a Hokusai Ramen, l'ho intervistato. Domo a Roma non ci sono mai stato, quindi non posso dare consigli da questo punto di vista. Andiamo a vedere altri Love Hotel, va. Becchiamo la gente che tromba. Si parcheggia in doppia fila ai Love Hotel, non gliene frega un cazzo. Però forse possiamo anche entrare nel mio combini di fiducia dei vecchi tempi. Io ti seguo quando eri secco con la barba e i capelli neri, mar, madonna, davvero. Ha clippato i nomi, che nomi? Ah, sì, dici la clip dei nomi. Ve li ridico, ragazzi, ve li ridico. Tanto guardate che Hammer ignorantissima. Tutte macchine ignoranti. Sushi Zen, Sakana, Take Sushi, Sushi Zen, Asakura, Hamasei. E sicuramente sto scordando qualcosa. Waraku, saluto a Waraku anche, verissimo, anche Waraku, un salutone, tanto altre volpi, e questi sono assolutamente imprescindibili. E voi ricordatevi che ciao Frank DJ, quando voi andate all'All You Can Eat pensate di risparmiare, ma non risparmiate, cioè se andate a cena soprattutto, tanto poi vi piate le birre, vi piate l'acqua, vi piate le cose, spendete comunque 30 euro. Andate a mangiare un buon sushi, ne spendete 50, ma uscite che avete mangiato roba buona. Sono un enorme e ti conosco a Lost in Tokyo. Vabbè, ha detto poco. Un saluto a Darione e grazie per avermi visto in Lost in Tokyo. E quando uscirò nelle card della lore, mi raccomando, taggatemi su Instagram. Che vi sicuramente al 100% vi ricondivido senza ombra di dubbio. Vediamo se riusciamo a entrare al mio vecchio Lawson di fiducia. Vediamo un po'. Intanto siamo a 512, eh? Ottimo. Ah, scrocchiatina. E ci siamo. Vediamo, vediamo. Intanto il negozio era Skater Boy. Forse li becchiamo qualche skater boy, lo becchiamo pure. Ti devo mettere sottofondo e comincio a prepararmi il pranzo. Dai Stefano, buon appetito. Vediamo, vediamo. Questo era il mio Lawson di fiducia quando vivevo qui, in mezzo all'Ovo Hotel. Bella vita, un cubo. Una villa in campagna pure la prossima settimana, regà. Entriamo al Lawson con molta discrezione. C'è sempre lui che lavora, sempre lo stesso. Mi dico. Eccoci, siamo. Mi ha dato l'ok. Molto silenzioso, non è successo niente, quindi possiamo fare sotto banco, regà. Magari dopo lo intervistiamo pure. Guardate tutte, siamo a Ryuga Gotoku, dentro al combini. Facciamo a sto punto con molta calma. Queste sono intanto, questo è un combini che è adibito anche alle cose, alle medicine, può avere anche le medicine le mette scavole sotto il fuoco. Questo chi era il ragazzo che ha visto Lost in Tokyo? Sa che cos'è questo? Lo vediamo dopo adesso, ragazzi, non rompiamo il cazzo alla gente. Vedete che mette le cose un po' così. Oh Kirio! Vi dico Kirio! Salutone al mio gemello fratello Kirio! Fratello Kirio! Mitico, passate pure da Kirione! Gli onigiri, questi sono gli onigiri un po'
più fighetti, eh? Questi sono gli onigiri un po' più di alta classe. Questi sono quelli là più normali, 106-139 yen. E guardate, onigiri. Queste insalatine. Qua sta un po' di tutto. Questa è Ika Somen. Sono somen fatti a forno. Ika fatta a forno, quindi è seppia. Tutta roba, il cibo del combini. Onigiri bianchi, giusto, giusto. Se c'avete qualche problema, vi si strappa il collante, la mutanda, potete comprare qui pure i calzinetti. Di tutta roba istantanea, raga, le pozioni pre-bevute, esatto, Ryoga. Fra tutti, miso, zuppa di miso, roba in scatola, tutti i vari salsette. Vediamo, vediamo le ova. Ce l'avesse le ova il combini vicino a casa mia. Sono prima bevuta, in teoria funzionano meglio se le bevi prima. Il prosciutto questo, ecco, magari no. Salamino. Oh, pure il pollo c'ha. Ai tempi miei mica ce l'aveva sta roba. Ragazzi. Tutte le varie per l'intestino. I vari caffè. Vedete, le bevande. Poca roba da bere alcolica, ma vediamo. Ragazzi, è raro che possiamo stare con tanta tranquillità a fare un video dentro un combini, eh? Ma come avete visto, abbiamo l'ok di uno dei lavoratori storici del combini. Vedete, questa è nuova bevandina. Lo stronghino dov'è? Io non bevo più lo stronghino. In verità lo stronghino è molto anti-level, tant'è che non si vede più lo stronghino, eh? Sta proprio messo proprio strong dry, neanche strong zero, c'hanno quelli finti. Vedete queste vari highball, le birre, Gold Master, la Sapporo, vedete Kirin, tutti i paninacci. Un tempo andavano di moda le donuts, i combini erano pieni di donuts. Ragazzi, diventate follower del canale, ma chi vi porta dentro il combini? Tutti probabilmente, però abbiamo l'ok, oggi abbiamo l'ok ufficiale. Vedete i gelatini? Belli questi gelatini giapponesi. Karikari-kun, è il più famoso di tutti, è una specie di ghiacciolone. Vedete? Ringraziamo il ragazzo che... Sta al bagno. Forello pensava che io ho detto che mi stava a dar fastidio, ho detto no, grazie a te. Vediamo i dolcetti. Ragazzi, vedete, belli questi, specie di pancake. E no, che devo comprare? Se non compri niente si offende, giustamente. Tempo paura, certo, ragazzi, siamo dentro, lo so. Grazie Gabro. Vediamo le patatine. Un sacco di patatine, schifezze. Il giagarico, ragazzi. Chip stars, cioccolatine, tutti i tipi. Vinelli. Magari c'è anche qualche vinello italiano, ma non credo purtroppo. Quante volte ci stanno, eh? Whisky, Suntory, relaxing time, make it Suntory time. Lo so, purtroppo siamo dentro un locale, Kimetsu no Yaiba, no, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. Guardate, vorrei ringraziare lui di nuovo, però, per tutte le schifezze. I famicicchi, no, non so i famicicchi, ma sono i polli fritti di qua. Brady 500 top, tutti i vari crocchette fichissime, gli yakitori, le robe di Jujutsu Kaisen. Vedete? Top, ragazzi.
ragazzi, top. Grazie Francia 7561. Vabbè. Oh, grazie per l'host. Host. Continuiamo. Diamo un caffettino, se no, ma già ho preso. Vabbè, dai, non possiamo aspettare. Lo abbiamo ringraziato tanto. Usciamo. Le banane costano poco. Le banane costano un euro circa, per fortuna. Oh, siamo arrivati alla luce finalmente. Estetic. Mi dispiace, ha pensato che mi stava a dar fastidio, invece mi fa molto piacere, però ti ho detto, se vuoi notte rimasto da giù per scappare, è arrivato con Zai Massi, ho detto, nicchietta. Secondo me il bancomat chiudono la notte perché ci stanno dei piccoli ometti dentro al bancomat che danno i soldi e controllano, e quindi le loro finiscono il turno lavorativo anche loro. Non lo so, in verità qualcuno aveva spiegata la situazione, e non un euro a banana, un euro a caschetto di banana. Mi hanno spiegato che praticamente dopo una certa ora nessuno può, se c'è un problema nessuno può rispondere al problema, nessuno può rispondere alla linea di emergenza, quindi praticamente per evitare questi problemi direttamente chiudono i cosi, chiudono direttamente il bancomat, che è una cosa assurda. Ciao Mayukik, sono tutti piccoli, persone piccole dentro al coso. I nani! Intanto ragazzi siamo 536, di questi 536 almeno 36 non sono follower del canale, un piccolo click 5 millesimi di secondo per diventarlo, aiutarmi, scrivere in chat, diventare tutti amici, seguirmi nelle mie avventure giapponesi, una cosa fantastica, e chi più ne ha più ne metta, un click veramente che per voi neanche è fisico, un passaggio proprio di così, e diventare follower del canale. Lavori ad Amex? Io una volta ho fatto un colloquio per Amex, lo sai? Tanti anni fa, nel 2013 credo. Grazie Framio, grazie a Carbert. Sì, già diventa sera, qua crolla subito il sole, purtroppo. Veramente troppo presto. Ormai è già finita l'estate. Porca miseria. Grazie Federea, Phil Guys, grazie. Tecchinetti, Left 4 Dead, vedete quanto è facile? Tanto qua siamo di nuovo tra i Love Hotel. Adesso siamo 7 ore, d'inverno siamo ad 8 ore. Qua infatti pure in Giappone. Ancora cena ai giapponesi, presto, in verità quando uno si fa appuntamento di solito è verso le 7. Appuntamento. Uptime, ancora non sono riuscito a organizzarlo. Uptime. I comandi sono proprio una pippa, cagata, mi dispiace. Ops, questo deve scopare, sta a cercare posto, che devo fare? Mi deve ammazzare? Togliamocela al cazzo. C'è questo dietro che c'ha una voglia di scopare in mano e non sa come parcheggiare. Vedete? Ah no, sta andando a scopare. Si fa la scopatina. Qui c'è il santuario della trombatina, in verità. Che dopo ho fatto il video dopo quella storia del coso, delle iene. Oddio, qua che ansia, sì. Cristo che ansia, ho queste macchine dietro, superate Cristo, andate via, vai via, quanto devi scopare. Come menano, mi ammazzano. Niente, questi... Intanto guardate che bello il santuario della scopata, dove lui sta prontamente pregando per la scopatina. Vedete? Attraversiamo, togliamoci dal cacchio che qua stanno tutti belli impegnati qua, stanno tutti belli spompati, diciamo. Il santuario della scopata, esatto, quello, religione universale. La doppia fila, come vedete, se si tratta di scopare non è un problema, anche in Giappone, se si tratta di trombare non c'è nessun problema a parcheggiare in doppia fila. Ciao Marigiù, ciao Matteo. Dice, giapponesi parcheggiano in doppia fila? Se si tromba, ragazzi, sì, come vedete, sì,
Scappiamo. La scopata è il Viagra, sì. Ma stanno i santuari con i peni eretti, eh? C'è anche il video, io ho fatto il video al Festival del Pene di Ferro su YouTube. Se qualcuno lo linka, non so se si può fare, se si può linkare in verità, però andate sul canale punto esclamativo YouTube o YouTube punto esclamativo Vio Veneto Mitico, e là trovate il video qui il Giappone Festival del Pene, sicuramente esce fuori. Questo è il mitico sushi ramen giro che va molto di moda tra i giovani e a me fa veramente cacare, è uno dei peggiori ramen che abbia mai bevuto, è molto meglio l'indiano che è a fianco, questo è uno dei migliori indiani di Sendai. Ragazzi, se ci siete, vediamo un'altra oretta ce la facciamo oggi, vedere il tramonto, certo ragazzi, certo. Andiamo sul fiume, dai, andiamo sul fiume, buttiamoci a fiume. Lo devo leggere Chainsaw Man e mi attira tantissimo, mi attira molto, benvenuto Ryuk, benvenuto Sgregato, mi attira molto Chainsaw Man, non vedo l'ora che esca l'anime a breve, che sappiamo che uscirà. Streamlabs vi ricorda che se avete Amazon Prime potete darmi soldi gratis e vedervi Invincible e The Boys e le puntate di Jiranaide, come si chiama lei? Nagatoro-chan, prima di Netflix, le carica prima di Netflix qui in Giappone. Grazie Concrete, è un piacere per me rallegrarvi la giornata. Anime preferito Evangelion, manga preferito Dragon Ball di sempre, sempre. Supersonico 86, benvenuto a Supersonico, però è una Vocaloid, no? Quindi benvenuta forse. Non è che non sia per la Vocaloid. Ok, continuiamo. Anche Gundam su Prime. Esatto, il ramen al cioccolato, dolce un po' salato. Invincible è figo. A me Invincible mi piace una cifra, sinceramente. È veramente figo. Veramente ne vale la pena, secondo me. Andiamo a vedere l'ultramonto giapponese, va. Facciamo un giretto. Complimenti Rob per la tua casa a Efesto, per averla comprata. Sono le 18:55, ragazzi. Gamer Carciofino, c'è un mio amico che chiamo Carciofino, non sei lui, mi sa. Un grande saluto a tutti i carciofini, comunque. Ghost in the Shell. Sentite, andiamo a fare una ASMR di cicale, anzi, eh? Andiamo a fare una ASMR di cicale. Sei un altro carciofino, un saluto uguale comunque. Non è proprio un obbligo, ma lo fanno tutti. Sì, ci abbiamo tutti Saiyan. L'ultramonto. Oh, sentire quanti rumori. Sì, sì, ma andiamo. Dai, dai, siamo a 2 ore. Abbiamo ancora il 39%, il giga ce l'ho. Forza, forza. Benvenuto Diego Ottavio, Chad Lost. Grazie Chad Lost. Direttamente dal forum di The Games Machine. Mitico. Ma si vedono un po' di motociclisti. Qua ci stanno facendo degli... Ah, si vota per il sindaco di Sendai. Vedete? Questo è il seggio elettorale. Hanno fatto la palestra della scuola. Che trick fai? Nappa Super Saiyan vero? Mi cancelli la live, che fai? Ti dico Chad. Bestemmi sul canale, che fai? Che fai? Araki, vero sindaco di Sendai, di Morio Sho. Ci sono gli skater boy. Non posso votare, no.
Sentite le... Mo andiamo là, c'è un casino di uccelli e cicale esagerato. Sentite? Non ci sono mai stato a Fukuoka. Le connessioni sono buone ma costano tanto. Aspettate, eh? Non so bene che farvi vedere. Intanto sentiamo il casino di cicale e uccelli. Mica male. Vedere mondi totalmente dall'altra parte del mondo è rilassante, ricorda la piccolezza dei problemi, piccolo momento filosofico. C'ha ragione! Questa è la bellezza di internet, la bellezza di Twitch, ragazzi. Vi porta a vedere il tramonto in un altro paese, a 10.000 km di distanza in diretta. Perciò dovete diventare follower. Occhio alle cagate, c'ha ragione, ma mica siamo a Roma che... Tanto gli skater fanno pezzi assurdi! Ti vedete? Il B-boy fly girl. Chi ve li fa vedere gli skater giapponesi? Qua c'è Avril Lavigne. Oppure c'è In straight for the top of my dome. Elsa waka 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 microphone. Para para. Due skater, tre skater, quattro skater so. E uno con la BMX. Pazzo vero, una leggenda, ma è vero la storia che persone con la oggi fanno fatica a introdursi alla società giapponese, è vero, ma anche ho intervistato un tatuatore, ragazzi. Mo lei la ragazza pensa che fa il pezzo. Andate a vedere su YouTube. Se qualcuno linka il video del tatuatore giapponese che là spiega tutti i motivi, tutta la storia dei tatuaggi. Freestyler, wow, ah, si è accoppato lui purtroppo, o sta pregando la Mecca, non lo so, wow, non so Pozzoni quello che hai detto, freestyler, time flies, mitici, with the freestyler, ciao Awame! Straight for the top of my dome. Non so che farvi vedere prima, è pieno di roba interessante qua. C'è la... Sì, faccio sempre Early in Giappone, ragazzi. Sempre. Per fare l'organizzazione del primo viaggio in Giappone, che consiglieresti? Magari qualche tip pratico, affidarsi a un'agenzia? No, ma ormai... Cioè, ognuno poi gira come gli pare, però... In linea di massima, ragazzi... Primo viaggio in Giappone, direi se è possibile 2 settimane, Tokyo come base per la prima settimana, da Tokyo Sendai, Yokohama, Kamakura, poi a Kyoto, da Kyoto Osaka, Kobe, che avete fatto. Non fanno casino, è vero, guardate che figata questa stazione di polizia, ragazzi. Guardate che stazione incredibile, super old school, top proprio. Andiamo a vedere il tempietto là. Non avranno idea di freestyle, no, ma è famoso perché sono giovani. Buonasera Davide, ieri qui ho rimbalzato la notizia, lì da voi hanno deciso di non sarà la figlia dell'imperatore a succedere, ma il nipote più del fratello. Ma non è, vabbè, ma si è sposata la figlia dell'imperatore, no? O era lei, no? Credo fosse sicura ormai come cosa, nel senso... Il Koban fighissimo quello, veramente. Andiamo a vedere un tempietto nascosto, ragazzi. Se suda, eh? Sudo magodo. Andiamo a vedere, guardate. Momento ASMR, ragazzi. No, tra un po' lo facciamo. Fate un salto a Sendai, dai, venite soprattutto a Sendai. Mi raccomando, sentite tutte le varie cicale, e le cicale, 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 e la formica
invece non ci cale mica. Ok, momento ASMR puro. Non parlo finché non arriviamo là davanti. Bello, eh? Bel paesaggio. Sendai maggio adesso 25-26 gradi. In Maranza ci stanno, sì. Noi siamo a Sendai, siamo fortunati che... Ma rispetto all'Italia... Sono a Sendai, ragazzi. Sì, è vero, Pozzo Piccoli, sono canali che fanno proprio questo. Consigli Tokyo a chi è interessato iscrivetevi al turismo culturale. Chi è interessato al turismo culturale non gli consiglio Tokyo, gli consiglio Kyoto. A Tokyo non è che ci sia tantissimo, cioè c'è tantissimo, ma rispetto a Kyoto, se è culturale Kyoto. Cosa dicono? È il nome del Jinja, del Jingu. Qualcosa Oka Dai Jingu. Sakuragaoka credo che sia. Credo sia Sakuragaoka Dai Jingu. Sì, sono abbastanza in Giappone. Quel che basta. Ah, caldino, caldino. Quanti siamo? 500 fissi? Mi piace, mi piace. Sono in Oriente, sono in Oriente. Un romano in Oriente. Torniamo al Koban. 511, perfetto. Sono le 19, ragazzi, 19, le 7. Ma la youtuber sta diventando qualcosa di effettivamente famoso in Giappone e sono roba di fissati. Non so, io non seguo molto. C'è una youtuber, quella la prima, che è molto famosa, in verità. Ciao Mike, mi 506 e non siete ancora follower, almeno 100 di voi. Su, 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 piccolo click, piccolo click. Bisogna sempre invogliarvi, dai, non siate timidi. Bravo official Gabriel Chaser God, sei anche ufficiale. Benvenuto, benvenuto. Giriamo, giriamo. Bravo Genvas, bravissimo. Code Miku è fighissima, ma non è giapponese. Code Miku è top, è bravissima, è super famosa. È tipo una ragazza coreana che vive in America, credo. Sì, fa una cifra anime, è verissimo. È verissimo. Benvenuto Giovanta Live. Dai che siamo a 2 ore di live. Mica male. Mica male, mica male. Ma in Giappone abbastanza, si sta abbastanza bene. Più che la sicurezza alta, non c'è tanta microcriminalità. Lei ne pensa che hanno i giapponesi papà che non riescono a vedere i figli del proprio divorzio? Beh, è una bruttissima storia. Io avevo anche pensato di intervistare qualcuno, poi purtroppo non ho più avuto notizie, avevo proposto, ma non... Purtroppo è una brutta parte del Giappone quella, il fatto che le madri giapponesi possano prendersi i figli, non farli mai più vedere ai padri. Questa è una bruttissima cosa. Loro Victory e Sandy, uno dei grandi problemi, purtroppo. Mi avevano detto delle persone che vivono in Giappone, mi hanno detto tu Davide non parli mai di queste cose, ho detto va bene, facciamo una bella intervista, però purtroppo poi non è venuto fuori niente. E quindi non c'è il video, perché no, io l'avrei fatto volentieri, è una cosa importante, assolutamente. La prossima live, guarda, in questo mese la troverai spessissimo, perché capito sulla home, ma io consiglio in generale, io sicuramente martedì
c'è la live, intervisterò tra l'altro l'unico mangaka italiano in Giappone, o quantomeno il più famoso, Peppe, che ha scritto Mingo, alle 2:15 di pomeriggio su questo canale. La domenica faccio sempre l'Irlo, ma questo mese mi troverai sempre probabilmente, non ti preoccupare. E passa su YouTube, ragazzi, punto esclamativo YouTube, e là trovi tutti i video arretrati, più di 700 video, una pacchia, ragazzi, una vera pacchia. Ah, i cani che si stanno ammazzando tra di loro. Che caldo, ragazzi, sta perdendo energia. Facciamo il giochino delle macchinette? Che ne dite? Volete che compriamo qualcosa da bere? Facciamo il giochino della macchinette, eh? Quello delle armi del suocero è roba seria, eh? È roba seria seria, devo stare attento. È vero, tutti chiedono Fabio, è vero. Ciao Gamer, ciao! Ecco, vai, vai, vai. Appena diventa rosso, verde. Inizia a riavere fame. Ciao Alexa là. Ieri Alexa ha iniziato a parlare da sola improvvisamente. Non so neanche che ha detto. Inizia ad avere paura. Guardate, mamma e figlio che corrono. Curr, curr. E oggi siamo tanti, sì. Una bellissima media siamo. No, no, effettivamente, assolutamente, dobbiamo assolutamente non far incazzare il suocero. È rischiosissimo. Mi taglia con la katana, sicuramente. In giapponese parlava, ma non era proprio giapponese. Quello che mi ha un po' inquietato. Oddio, mi cascano i soldi perché ho le tasche bucate letteralmente. Porca miseria. Allora. Oh, c'ha pure un bel ragnetto. Questa non è tanto bella, andiamo alla prossima. No, non fa niente il suocero, ma c'è una bella collezione katana. Vi consiglio di andare a vedere il video. Le armi del suocero samurai. Esatto, le Davide pronte in 3 secondi. Esattamente. Ok, ok. Grazie amici. Andiamo a prendere qualcosa. Poi mi cascano i soldi dalle tasche, una cosa terrificante. Ho fatto la Mercedes di Sendai. È già buio, ragazzi, sono le 7 di agosto. E via. Se una volta l'anno, sì, credo lo faccio. L'ha fatto quella volta in video per me. È stato il top davvero, un video bellissimo, ve lo dirò la verità. Per il soggetto, perché veramente ci ha raccontato un sacco di cose interessanti e belle. Veramente, ne ho troppi, si cascano perché ne ho troppi. Ragazzi, ok. C'è quello della Coca-Cola, ma troviamo quello che mi piace a me, ce n'è uno che mi piace. Sondaggio, si può fare il sondaggio? Io non ho mai fatto il sondaggio, se lo sapete fare. Mi fa piacere, benvenuto Stefanice. Che caldo. Cristo santo, che caldo. Mamma mia, è l'umidità poi che è pesante. Il più aggiornato, ma in Giappone credo faccia alle 5:30 già, no, quella volta forse alle 5 già, è il giorno più caldo, più corto dell'anno. Non è una puricola, eccoci alla mia preferita. Ok, iniziamo, facciamo, poi facciamo questa o quell'altra, quella è più interessante. Che carina questa, no, qua c'è un sacco di caffè, non voglio il caffè, ve lo dico. Facciamo, già il supplì sta vincendo. Allora, queste sono tutte le varie bevande del cazzo, cioè Amino Supply, che non è un supplì, anche se non è quello che ti dà, ha vinto una bevanda, una. Il dolce della nonna più amata credo siano i mochi, veramente, lemon squash, acqua frizzante al limone, tè all'arancia, tè col tangerine tea, il tè all'aligrano, il tè verde, questo è integratore di sali minerali, multivitaminico, sbobba bianca, una specie di Gatorade frizzante, double lemon, una merda con la X, blue Hawaii soda deve essere terrificante, gabumi,
Melon Soda, questo invece è con l'1% di succo di uva, un energy drink di merda, Melon Soda, una cosa terrificante, mela, arancia, acelora, sempre all'uva, Shikusawa da Okinawa, questo ume quindi alla prugna, hojicha, milk tea, tè, caffè americano e caffè normale. Quale prendiamo? Sì, è tutto packaging. Prendiamo forse il Kirin Love Sport, è la cosa migliore in questo caso. Oppure vediamo. Al melone fa schifo, ragazzi, io ve lo dico, non sa neanche di finto limone. Hawaii Soda, l'ultimo in basso a sinistra, no, è Melon Soda. Milk tea a me piace molto, in verità, è uno dei miei preferiti. Se no, quello d'Okinawa, dai, Shikusawa è la cosa migliore. Così anche voi, si sale il bonus di 500 di esperienza, esatto, come Ryuga Goto. Prendiamo questo di Okinawa, dai. Riprendiamo i soldi. Ho vinto il jackpot. Vediamo com'è. Vediamo se posso posare da qualche parte il cellulare e fare una degustazione. Vediamo un po'. Mi cascano, cioè ho tutte le cose bucate, mannaggia. Non posso più usare questi pantaloni. Avrò perso probabilmente 1000 yen di camminando e basta. Eh sì, l'acqua sarebbe stata la cosa migliore. Vediamo se trovo un appoggino da qualche parte, così, ecco, dai, sulle poste. Stai all'hotel, Alberto, non ti preoccupare, sta senza pensieri. Ok, mettiamoci sopra, intanto c'ho i ragni addosso. Ok, aspettate un attimo. Per bucato e trovo già stasera da te, esatto, fa sera subito. C'ho le tasche bucate, dove cacchio sta il buco prima di tutto? Non lo riesco a capire. Ma lo sento. Ah, vedete? No, cazzo, no. I 100 yen, no, mannaggia la puttana. Aspettate, crisi totale. Yes. È cascato tutto. Aspettate un attimo, momento di svuotiamo le tasche, non al contrario, così viene. Questi pantaloni, 100 yen sono spariti nella vegetazione. Soldi, 100 yen, 1 euro. Grazie per il. Ecco un altro. Cristo. Grazie, il Prime mi ha ridato la speranza. Cadere dentro la griglia spesso al millesimo. Ecco come è cominciato. Aspettate un attimo. Mi sento strano, Glabro, non mi sento me stesso. Ma io voglio capire. Ma dove sono cascati i soldi? Maledizione. Quanti soldi avrò perso oggi camminando? Saranno finite. Dov'è che si è bucata? Non si vede il buco, è un buco immaginario. È strana sta cosa. Troppi soldi. Grazie gente per Amazon Prime. Non so dove è finito. Sono cascati tre. Vabbè. Apriamo, risanavo il PIL italiano e invece abbiamo buttato tutto. La gita al mare non lo so, vedremo. Questa appunto bevanda allo Shikusawa, che è un agrume di Okinawa, famoso. E quanto c'è di percentuale? Probabilmente niente. C'è Maru Shibori Kajutsu, quindi l'1%, cioè si vantano.
1%, beviamo. Quando bevo, se vedete, c'è l'occhio che mi si apre. Ovviamente non sa, c'ha un sentore di sapore, ma niente di che. Almeno è fredda, sì. Sì, un po' alla costa in Tokyo. Chissà dove è andato con l'euro. 200 yen. Forse erano di più. Meno male ho cambiato 500 yen. Sì, non avevo... Non mi tagliavo la barba da un bel po'. Terzo occhio di Kaguya. La Fanta al 12% all'estero, in Giappone no. L'hanno fatto adesso la Super Fanta col 15%. Portamonete e dei pantaloni non con le tasche bucate. Letteralmente le proverbiali tasche bucate. A me è già detta la notte, ma sono le 19:18. Mi sono sporcato pure le mano. È finita qua, dove è andato a finire? No, ma restano perché calpesto le aiuole, secondo me. Sarei rubato un K. Niente. È andata così. Vabbè. Un po' di sushi. Che vado a mangiare per sushi a st'ora, ma dove me va? È tanto dal 2015 che vivo, ragazzi, a Sendai, in Giappone in generale, ma ne sono stato già tante volte. Hanno già mandato una volante per arrestarmi, esatto. La prossima volta in live dove andiamo? Facciamo una cosa più hardcore, andiamo più in giro, magari per posti sconosciuti. Una serata da ghiozza, ma ho già fatto la pasta, ho già fatto la pasta fredda. Mi dispiace. C'è la foresta sotto i piedi, ma pure qua, dove si butta? Ecco, poi un altro problema, ragazzi, voi sapete già perché siete tutti esperti di Giappone, è che non sai mai dove buttare la roba, mannaggia la miseria. Ragazzi, sì, prossima live da Sopland per i meme. Andiamo a buttare, forse là c'è un butta bottiglie. Andiamo a vedere. Er sushi. Io mi spiace, ma lo faccio vedere, ma non me lo magno. Non se magna. Prima abbiamo magnato, ma non vi ho fatto vedere che magnavo. Questa è la regola del canale. Er sushi. I cestini, raga, una rottura di palle. Esagerato. Ogni tanto ci passa in sala giochi, sì. Sì. Bisogna avere le bottiglie vuote. Ecco, c'è qui. Miracolo. Miracolo. Di solito ce l'hanno, quelli non ce l'hanno, ma questo sì. Miracolo. Abemus. Se chiude la monnezzas. La connessione è buona, ma le tariffe sono brutte. I cestini praticamente no, ragazzi. Sono pochi, un problema ancestrale. Tutti la pensate questa cosa delle strade, eh? Esatto, gli attentati. Torniamo alle arcade, dai. Avviciniamoci. Sono già 19:21 qui. Questo mi ammazza, mo. E sdigere sdagere. Arriviamo di nuovo in città. L'abbiamo vista e roba oggi, eh? Abbiamo fatto pure l'aperitivino, abbiamo fatto un bel giro. E la gente si porta la roba a casa, la butta a casa, non butta la roba per terra. Questa è una realtà. Anche poi si possono vedere i lavori in corso, vedete? Anche all'ingresso, in verità ci stanno anche, all'ingresso dei centri commerciali. Più grandi, e tipo come questo un parco e questi qua si possono buttare. Adesso io torno, ma non c'è il corona, una volta all'anno torno un paio di settimane, purtroppo da un bel po' che non riesco. Nel combini anche no, lo puoi fare alla fine, però non tutti i combini hanno anche loro i cestini da monnezza. Sì, mozziconi, perché la gente non può fumare in teoria per strada.
Bravo Somelox, mi piace anche tu, sei un bravo guaglione. Ti mando a sapere se passi fuori dalle strisce. No, nessuno si cazza. È estate, il Giappone ha le stesse, anzi rompono le scatole delle quattro stagioni famose in Giappone, pensano in Italia non ce l'abbiamo. C'è un ragno enorme, cazzo, c'avevo un ragno enorme nei capelli, peccato, avrei dovuto fare la ripresa. Cazzo! Cazzo! Brutto! L'uomo ragno! Era grosso così, enorme così. Almeno da come l'ho toccato. Era un kaiju. Annaggia la puttana, forse era un ragno, chissà che era. Esatto, 100 yen mi devo ripiare. Adesso va di moda Tokyo Revengers. Arriviamo a 1000, stiamo fermi ormai, Siamo fermi. Potrebbe avermi mozzicato, adesso sono un ragno. È vero che sono più pulito di altre strade. E le case giapponesi in generale, le case sono sette abbastanza, sono per i soldi di prima, voglia. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Ragazzi, sono le 19:24. Cos'è sensibilmente cambiato negli ultimi 20 anni in Giappone? Non so dirti gli ultimi 20 anni, sicuramente l'economia, però io la prima volta che ci sono venuto è il 2008, quindi non so dirti proprio. Quello è. Sicuramente l'economia, sicuramente le mode, ma la struttura giapponese non cambia mai. Può passare quanto tempo ti pare, ma non cambia. È un insetto con l'1% di ragno. Un sacco di mezzi pubblici, assolutamente. Hiroshima ancora non ci sono mai stato, purtroppo. Spero di andarci appena si può viaggiare, insomma. Speriamo, ci devo andare assolutamente. Mi dico, non finisce mai, sono i semafori che durano l'ira di Dio. Non finisce più il fottutissimo semaforo. Veramente. La vita dipende da dove vivi, è abbastanza simile all'Italia. Bene o male. Se vivi a Tokyo costa di più, ma come in Italia se vivi a Milano ti costa più che vivere, che ne so, a Napoli. Ti costa molto più vivere a Milano che a Napoli, lo stesso discorso. Lavoro in un'azienda giapponese che mi fa fare cose da straniero. Si può trasferire a Giappone partendo da zero? Dipende, da zero quanto zero. Dipende da cosa intendi da zero. Esiste ancora villaggi isolati o tritrati tipo villaggio dei pescatori, a voglia, basta uscire da qualsiasi città centrale giapponese, anche da qua, e ti ritrovi nel nulla più assoluto. Esatto, ci stare nella Latina costa meno, esatto, se ci stare nella Latina ti chiedono com'è la vita, come quanto costa la vita in Italia, tu dici, che ne so, ci stare nella Latina costa poco, poi però io chiedo a uno che abita a San Babila e ti dice che invece spende una cifra. Mi trovo dalle parti del centro. Una persona che parte da 50.000 euro però non sa lingua e vuole trovare lavoro, devi iscriverti a una scuola, prendere il visto da studente e poi cercare lavoro con quello. Intanto c'è una Lamborghini della Madonna, guardate, fichissima. La sua unità funziona, c'è l'assicurazione che paga il 70% delle visite, paghi l'assicurazione e l'assicurazione paga il 70% della visita. Bella Lamborghini. Scusate se rispondo un po' così, però vabbè, è la 20ª volta nella live che arrivano le domande di questo tipo. Però capisco che mi trovate nella home. Era sempre un po' difficile, non so, non sapete
Anche se uno ha 26 anni deve fare la testa studente, certo, chi te lo dà il visto? Quello è il problema. Senza, no visto, no parti. E poi trovi un'azienda che dall'Italia ti fa lavorare, quello è un altro discorso. Quello di dire quanto faccio cadere un incendio nei boschi? No, no, assolutamente no, assolutamente no. Ma se volendo fare il turista, se non sa giapponese, se una cacca, qualcuno parla inglese male, ma non è un, cioè, se si tratta di fare turismo, non è un grandissimo problema. Si tratta di viaggiare, è veramente veramente tranquilla. Ok, stiamo per tornare. Ciao Reis. Tanto ragazzi, 461, so che di questi 461, 61 non sono follower del canale, un piccolo click di 5 mesi di secondo per diventarlo, scrivere in chat, diventare amici, seguirmi nella mia avventura in Giappone e passare su YouTube. Ciao amico, amico Rudy, amico Rudy. Ho fatto fatica a trovare lavoro, sì, assolutamente. Sì, tramonta parecchio presto in Giappone, a dire il vero. In Giappone costa un sacco la brutta perché scelgono, espongono solo quella più bella, più buona, poi la filiera costa di più. Ma sì, ma se ti andai in viaggio, voglio dire, te la cavi, basta che non vai in posti troppo esagerati. Come qualcuno ha scritto prima, sì, ci stanno alcuni che non sanno assolutamente, sono i signori, vedi un locale dei signori anziani, può darsi che ti fanno, dicono, ti rifiutano, e tu pensi che sono razzisti, ma più che altro perché non sanno come interagire con uno straniero. Questo è. Sì, anche la Cina assolutamente. Anche la Cina merita sicuramente. Benvenuto, grazie mille Pecconium per l'iscrizione con Prime, benvenuto. Ciao Mayuki, buona domenica. Qui è già finita la domenica. Ho mangiato una boccia voglia oggi, Ciaro mi ha fatto l'onigiri con l'umeboshi. Molto buono, a me non piace tanto l'umeboshi, ci sta. Oh, Sairin! Orrà, anda con Bagayaro, insomma Bagayaro bacca di trucato. Oh, ma mi dà una yazzo da mo, un toni da me una yazzo da na. C'è stato Okinawa, ops, sì, c'ho anche una serie di video da Okinawa. Davide, esatto, se qualcuno linka la playlist di Okinawa, per favore. Sì, Davide. Ho la playlist di Okinawa. Qualcuno chiedeva degli artisti di strada, eccone uno. Un po' di ore fa l'avevano chiesto, forse non è più in chat, ma eccolo, che se la canta. Nella ricerca di fortuna. Sì, vanno i brand italiani, ve li faccio vedere subito. Ci sta Bulgari. Da Bulgari, se lo paghi Tash, canta di più. Poi più avanti c'è Bottega Veneta, poi c'è Gucci all'angolo, che mo vediamo. Poca gente, prima c'era parecchio, ma adesso è ora di cena. La gente inizia a tornare, i negozi chiudono, anche perché ragazzi i negozi devono chiudere alle 9 adesso, se non sbaglio alle 8, perché c'è un mezzo coprifuoco. Porta una camicia, ma molti perché lavorano, quelli che vedi probabilmente oggi hanno anche lavorato. Vabbè, non conosco, no? Si entra così senza la porta nei centri commerciali, non è un centro commerciale questo è una galleria. Una galleria. Devo urlare di più, non c'ho più voce. Non ce la faccio più. Non gliela faccio più. Forza, forza! Omegas, benvenuto, Reikimi, benvenuto, grazie ai miei followers, continuiamo, continuiamo, abbiamo fatto il giro, grazie, mitici nuovi followers, Pokémon Go va, voglia, voglia, va bene, me l'ero dimenticato dal video del 2014, ma c'era anche da prima se non sbaglio, dove? C'era anche da prima, ah, dici in generale su YouTube, sì, io dal 2008, voglia, 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 primo video in assoluto dal 2008. Si cucca in Giappone o no? Cioè, dipende.
dipende da te, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata. Fa tanto Black Company, ma ci stanno, eh? Ah, qui c'era, e questa era Momotaro, era qua Momotaro, il più grande eroe del Giappone, Momotaro. Scoperto il tuo canale quando sono stato operato agli occhi e dovevo essere completamente al buio. Mi sono ascoltato i tuoi video tutto il giorno. Grazie mille, mi fa molto piacere. E spero che adesso vada tutto bene con gli occhi. Spero che sia ripresa. Italian Lover. Kim Jong-un. Chi? Non l'ho visto. È venuto a gioccolo. Ok, ok. 2 ore e 41 di live, più lunga del solito, ragazzi. Ora posso vedere, ah, mitico, la mia, bello, lavorerei pure, anche io vorrei fare l'operazione al mio piede. Ci sono i negozi cinesi, no, però ci stanno i negozi giapponesi che sembrano molto cinesate, negozi da cinesate, a dire il vero. Ci stanno, ci stanno. Poi la combina di là, abbiamo fatto anche la cosa, l'aperitivozzo, Però tutto a 100 yen ci stanno, voglia, quello ci stanno, tantissimi 100 yen shop, sono pieni 100 yen shop, non possiamo entrare perché si potrebbe rifare le riprese, ho fatto tanti video su YouTube, ma non regge assolutamente la linea, perché sono vari piani, ho fatto tantissime interviste ai ristoranti italiani. Se vai sul canale YouTube c'è la playlist Italia in Giappone, dove ho intervistato e fatto vedere tantissimi ristoranti buonissimi. Ciao Midgar, mitico, musa del videogioco. Tizia Pacchina è morto, sì, Corello, speriamo sa riprenda presto, che sa ripigli presto. Grazie Split, grazie mille, grazie, ci tengo molto a YouTube, veramente è una cosa a cui tengo moltissimo, il canale YouTube e tutti i video che ho fatto e che faccio ancora. Grazie mille amici. Ok ragazzi, direi che ci siamo. Chi c'è a chi fare ride? C'è qualcuno? Ditemi qualcuno a cui fare ride. Era il tuo video quello che poi si faceva la pasta trafilandola a mano. Esattamente, esattamente. C'è Domenicone? Che abbiamo mandato stamattina, ma gliela rimando volentieri a Domenico. Pure venuto a fare il saluto prima. Vedete YouTube Italia come ospite di tutto, Redivi Giapponese, bravo guaglione. E rimandiamo a Domenico, facciamogli il doppio ride a Domenico, va. Facciamo il doppio ride giornaliero. Andiamo a caverna. Prima di fare il ride però i vari. Sì, conosco anche Giappolia TV. Facciamo il ride a Giappolia TV se sono online, dai. Se sono online andiamo a Giappolia TV. Ci sono? Ok. Prima facciamo un attimo però il riassunto della situazione. Allora, grazie intanto per i nuovi followers, ancora non lo so, se non siete follower mi raccomando diventatelo, perché vi voglio bene e grazie di aver seguito. Prossima live sicuramente martedì, intervista a Peppe di Mingo, manga che è in Giappone. Punto esclamativo YouTube, passate assolutamente su YouTube, andate a vedere oltre 700 video da Giappone se non mi conoscete, iscrivetevi al canale per favore e vedete tutti i contenuti. Peppe Fetish prima o poi anche a Peppe Fetish. Punto esclamativo Instagram per andare a vedere anche Instagram. C'è qualcuno? Già partito il ride? Ok, no, perfetto. Punto esclamativo Instagram per andare anche su Instagram. E niente, ci vediamo prestissimo, questo mese è un sacco di live, grazie ai nuovi follower, adesso siete ancora in tempo per diventare follower, grazie agli iscritti, grazie a tutti, da Video Giappone è tutto, a frappè, se è partito il ride ditemi che sta partendo il ride o che è partito, mi raccomando, ci sta? Grazie a tutti, partito il ride? Ho super accaldato, partito il ride? Mi sa di sì. Sta? Dai! No?
Dai allora, saluto a tutti, grazie. Salutate Giappone TV.